fase economica della città, con tutte le sue articolazioni, che c'è qui con noi Silvia Oliva della Fondazione Nord-Est, quindi un focus sul tema della residenza, che qui è definito, l'abbiamo proprio definito così nel titolo della, sul titolo del convegno, che è l'emergenza della residenza, che comporta di fare appunto una ricognizione sul tema, quindi del popolamento della città, delle locazioni turistiche e quant'altro. E qui c'è un piccolo cambio di programma, non c'è Maria Piano che ha avuto un problema di carattere personale, ma c'è Rémi Pacogni, non so se il nome l'ho detto giusto, che fa parte sempre, non l'ho detto giusto, già capito, che fa parte sempre dell'osservatorio di Osho, che io reputo uno dei più attenti e informati sui problemi della residenza. E quindi questo è anche, anticipo, un modo, se alla mattina state più degli interventi, poi di carattere istituzionale, vari soggetti interessati ai problemi della città e soprattutto ai problemi della salvaguardia della città, oggi è il coinvolgimento della città, perché io credo, come dicevo stamattina, che i problemi di Venezia, del destino di Venezia, dobbiamo essere noi i protagonisti, noi cittadini, attraverso tutte le articolazioni, quindi le rappresentanze istituzionali, ma anche tutte le articolazioni associative, individuali, che si muovono in città, e quindi daremo spazio poi anche a un dibattito articolato. Bene, darei subito la parola a Emiliano, così è un'altra cosa che mi ricordo per esempio di dire, dovremo cercare di chiudere entro le 5:15, quindi raccomanderei a tutti di stare attenti. Grazie Nicola. Prima di iniziare vorrei ringraziare appunto Nicola e gli organizzatori per questo invito, l'opportunità che mi sto dando di condividere con voi alcune riflessioni su quella che è la mia comprensione della difesa, della salvaguardia della città di Venezia, della sua laguna a fronte dei cambiamenti climatici. È noto come le aree costiere siano tra le aree maggiormente vulnerabili ai cambiamenti climatici per effetto in particolare dell'innalzamento del livello del mare. E tra queste aree, quella in cui viviamo è certamente una delle più vulnerabili, quantomeno nel panorama del bacino del Mediterraneo. Lo è per delle caratteristiche intrinseche: gran parte dell'area si trova a bassa altitudine, con delle zone che sono sotto il livello medio mare, e è un'area in cui è ancora attiva una subsidenza naturale di circa un millimetro annuo, mediamente un millimetro annuo, che quindi va ad assommarsi al contributo dell'innalzamento del livello del mare. Ed è un'area dove inoltre insistono una serie di insediamenti urbani, produttivi e non ultimo storico-culturali altrimenti importanti, che determinano appunto per la stessa una vulnerabilità significativa. Storicamente l'innalzamento del livello del mare a Venezia è stato stimato dall'inizio del secolo scorso ad oggi in 30 cm, con un tasso di incremento medio annuo di 2,5 mm, ugualmente distribuito come contributo dell'effettivo aumento del livello del mare, quello che è denominato eustatismo e appunto il contributo della subsidenza, sia essa di origine naturale o di origine antropica, quest'ultima in particolare attiva, come sapete, negli anni 60 e 70 per effetto del sovrasfruttamento delle acque sotterranee per scopi industriali. E parimenti si è avuto un incremento degli eventi di acqua alta, che in particolare qui sono rappresentati gli eventi di acqua alta eccezionale sopra 120 cm, che sono passati da due eventi circa per decade all'inizio del secolo scorso, agli attuali 40 per decade, quindi con un incremento significativo evidente. E a fronte dei cambiamenti climatici c'è da attendersi un ulteriore aumento del livello del mare. In questo studio del 2021 il professor Lionello ha valutato possibili scenari di innalzamento del livello del mare a Venezia, che sostanzialmente seguono l'innalzamento previsto o prospettato a livello globale, al quale però si assomma quella subsidenza di cui parlavamo in precedenza. E per fine secolo l'intervallo che è stato valutato come possibile, potenzialmente possibile, è di 30 a 110 cm. La forchetta è ampia e dipende dagli scenari che saremo in grado di attuare, più o meno emissivi in termini di appunto emissioni di gas serra nell'atmosfera. Tornerò successivamente sul significato delle barre orizzontali in cui sono riportate alcune estensioni di periodo, 2-3 settimane, 2 mesi, 6 mesi, quando parleremo appunto dell'attuale situazione di salvaguardia.
Le politiche e le misure che possono essere messe in atto per contrastare questo effetto appartengono alle due macro categorie di mitigazione, cioè di riduzione se non annullamento delle emissioni di gas serra, e di adattamento, cioè azioni che sono mirate ad adeguare progressivamente un sistema in modo che lo stesso sia resiliente, sia meno vulnerabile agli effetti dei cambiamenti climatici. Sono due macro categorie di azioni che sono due facce della stessa medaglia. Una senza l'altra non è possibile, perché innanzitutto l'adattamento è necessario già oggi per adattarci all'attuale variabilità del clima, ma altresì, come ho cercato di riassumere in questa slide, scusate, c'era una piccola movimentazione, vedo la slide sovrapposta, l'adattamento, la capacità di adattamento non è infinita, è limitata, dipende da una serie di variabili, qua ne ho riassunte alcune, ma ce ne sono altre che hanno ugualmente importanza, dipende certamente dal valore del bene che è a rischio. Nel caso della Laguna di Venezia possiamo dire che siamo fortunati, il valore è inestimabile, un valore internazionalmente riconosciuto, e quindi questo influisce in modo positivo sulla capacità di adattamento, pur essendo poi un elemento di rischio importante. Dipende dal costo delle misure di adattamento, dipende dalla fattibilità tecnica delle misure di adattamento. Non tutte le condizioni in cui dovremo trovarci a sviluppare delle misure potranno trovare effettivamente risposta in prassi e tecnologie disponibili, ed è questo il motivo per cui è importante ed opportuno agire anche sulla mitigazione e ridurre le emissioni di gas serra, perché appunto questo ci permetterà anche di adattarci in modo più efficace. Dipende certamente dalle risorse disponibili, siano esse economiche, siano esse risorse conoscitive, e dall'accettabilità sociale, più altre variabili che possono essere prese in considerazione. In definitiva, però, è importante rimarcare come la traiettoria di adattamento dipende dalla visione che abbiamo di un sistema. In questa slide ho rappresentato una visione futura, decisamente provocatoria, di un'area costiera in cui l'insediamento urbano viene riconcepito come area abitata su piattaforme galleggianti, lasciando l'insediamento storico all'allagamento e alla sommersione permanente. Ovviamente è una soluzione provocatoria nel caso specifico di Venezia, ma la definizione della visione è l'elemento che traguarda le scelte che operiamo per arrivare a quella visione. E questa visione, nel caso del nostro sistema, deve essere una visione che comprende la laguna, Venezia, ma anche gli elementi interagenti con questo sistema, quindi il bacino scolante del nord Adriatico, cioè quello che nel libro di Giupponi di recente pubblicazione è stato definito il socio-ecosistema veneziano, cioè un sistema fatto da diversi elementi e dall'insieme delle funzioni che gli stessi elementi garantiscono, sia funzioni di carattere ambientale e sia servizi di carattere sociale, e in cui entrano temi che Nicola accennava, cioè quello della residenzialità, della funzione produttiva della città e del contesto. Che tipo di laguna e che tipo di città vogliamo preservare dipende sostanzialmente dalle funzioni che vogliamo mantenere. Ho cercato quindi di rileggere la storia, il presente e il futuro dell'adattamento a Venezia tramite uno dei possibili approcci di categorizzazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici, che distingue tre macro categorie di adattamento. Il primo è il cosiddetto approccio di coping, scusate, non trovo un termine in italiano efficace per descrivere in modo per tradurre la parola coping, cioè un approccio che si basa sulla realizzazione di misure che apportano benefici nel breve termine, che però si riducono a zero in corrispondenza di eventi estremi, disastrosi, l'acqua alta del 2019 per intenderci, e il recupero dei danni provocati da questi eventi è un recupero che comporta dei costi elevati. Potremmo dire che nel caso di Venezia questa è la situazione premosa in cui tutta una serie di misure di adattamento sono state messe in atto per appunto adattarsi a una serie di eventi, ma che sono del tutto inefficaci in caso di eventi estremi. E vi vorrei far notare che non si tratta di misure che perdono la loro significatività in questo momento, anzi sono altresì ugualmente importanti per andare ad agire su quelle vulnerabilità in cui il sistema MOSE non interviene. Ci torneremo a breve su questo. L'approccio successivo, è il secondo livello, è quello che viene definito approccio incrementale, cioè misure di adattamento che garantiscono la protezione del sistema fino a un determinato livello di rischio. Oltre questo livello il beneficio tende a livellarsi, essere costante o addirittura diminuire. Potremmo dire che questa è la situazione in cui ci troviamo oggi, con il sistema di interventi che sono stati messi in opera, il MOSE e gli interventi adesso complementari, come appunto la difesa dei litorali, con le opere di rifacimento e di difesa strutturante,
e le difese locali nel centro storico, nella città storica, il rialzo delle rive e delle pavimentazioni. Quindi un sistema di interventi complessivo che sostanzialmente mantengono e salvaguardano la città a fronte di eventi e di episodi di acqua alta eccezionali. Permangono però delle vulnerabilità per le quali le misure che abbiamo visto prima dell'approccio di coping sono essenziali. Una di queste è certamente dovuta al fatto che parte della città si trova sotto la quota di salvaguardia, sotto i 110 cm, secondo le stime del Comune del 12%. In questo 12% è ricompresa Piazza San Marco, con tutto quello che ne concerne per la significatività anche iconica di quest'area per Venezia. E su questa vulnerabilità persistente è necessario agire appunto con le misure che noi conosciamo, cioè le difese locali, spingendo queste difese locali il più possibile e cercando di completare appunto la eliminazione di questa vulnerabilità persistente. Voi sapete che l'operatività del MOSE si basa inoltre su i modelli di previsione e segnalazione maree. Abbiamo a Venezia diversi enti che si occupano di previsione maree e che costituiscono di fatto un'eccellenza. Tuttavia va rimarcato che ancora ad oggi questi sistemi sono perfettibili, hanno ancora delle condizioni che possono portare alla sottostima di eventi di marea, come accade per esempio nel 2020, nel dicembre 2020, in cui viene sottostimato il livello di marea per un evento specifico e non, il MOSE non venne messo in opera, quindi la laguna non fu chiusa e si ebbe un allagamento della città, se non ricordo male, con una quota di 135 cm. Su questo si sta operando, il CNR ISMA, dal quale io provengo, il Centro Previsione e Segnalazione Marea del Comune di Venezia, ISPRA, e in qualche modo anche il CVN, il Consorzio di Venezia Nuova, stanno lavorando per rendere questi sistemi interoperativi in modo appunto di avere previsioni sempre più robuste e sempre più efficaci. Ma aumento del livello del mare non è solamente allagamento della città storica, ci sono altri impatti sui quali il MOSE ha effetto nullo o effetto indiretto. Ne faccio un excursus veloce perché ognuno di questi meriterebbe una trattazione estensiva. Indipendentemente dall'operatività del MOSE c'è un incremento delle necessità e dei costi di manutenzione urbana a seguito dell'innalzamento del livello del mare, pensate appunto all'inclusione salina nelle murature, quindi con essi interventi di manutenzione necessaria. C'è la necessità di agire sul sistema dei litorali, abbiamo visto già in precedenza come il sistema di difesa dei litorali è un elemento integrante delle opere difensive attuali. In uno studio del 2012 della società Tetis, nella quale io a quel tempo lavoravo per conto del Consorzio Nazionale del Magistrato delle Acque, fece uno studio che stimò il fabbisogno di sabbie per la manutenzione del litorale a fronte dell'innalzamento del livello del mare come compreso tra i 15 e i 26 milioni di metri cubi, quindi un numero piuttosto consistente. Il rifacimento che è stato fatto nei litorali fino ad oggi a Cuba più o meno tra i 9 e i 10 milioni di metri cubi, quindi siamo piuttosto oltre questo livello. Un altro degli effetti attesi è quello dell'incremento dell'intrusione salina nelle acque dolci dei fiumi e nelle acque sotterranee. Una delle aree maggiormente a rischio è quella sud di Chioggia, tra il Brenta e il fiume Adige. E ho qui riportato un esempio di uno studio recente fatto da uno dei miei colleghi, Tosi, del 2022. E poi c'è tutto il complesso di effetti sulla morfologia lagunare che sono anche complessi da studiare e da comprendere, ma che comunque spingono verso una ulteriore marginalizzazione del sistema lagunare. Per esempio Bellafiore nel 2014 ha stimato una diminuzione consistente della superficie a barriera fino alla loro totale scomparsa per scenari estremi, con conseguente variazione anche della vegetazione verso specie più tolleranti per l'alta salinità e per il prolungati periodi di siccità. Permettetemi un accenno oltre Venezia, anche perché siamo a Mestre e mi sembrava corretto farlo. L'impatto dei cambiamenti climatici non riguarda solo Venezia, riguarda un contesto ben più ampio, qui è rappresentata la città metropolitana di Venezia. In uno studio del 2023 dell'Università di Venezia sono stati valutati molti rischi per questa area connessi all'allagamento da mareggiate, all'allagamento da piogge intense, alla siccità e a periodi prolungati di temperature elevate, le cosiddette onde di calore. Quindi vedete come in funzione degli scenari mediamente emissivi sulla vostra sinistra e estremamente emissivi sulla vostra destra varia la vulnerabilità e il rischio per l'area in questione. Ma veniamo al cuore
del mio ragionamento. È chiaro che a fronte di un aumento del livello del mare dobbiamo attenderci un aumento del numero di chiusure del MOSE. In questa slide, per esempio, ho portato due grafici di due lavori piuttosto recenti di Lionello e Undisse, che sostanzialmente dicono le stesse cose. Prendiamo il grafico di sinistra, quello che abbiamo visto all'inizio della presentazione. Vi parlavo delle linee orizzontali. Queste linee esprimono il tempo di permanenza dell'acqua oltre la quota di salvaguardia, oltre 110 cm, in condizioni di diversi scenari di innalzamento del livello del mare, che sostanzialmente possiamo assimilare al tempo di chiusura del MOSE. Oggi questo numero è pari a 22,44 ore annuo. Con più 30 cm, siamo alla prima barra orizzontale, avremo una chiusura del MOSE che assomma circa 2-3 settimane l'anno. E vedete che questo scenario di innalzamento dei 30 cm e delle 2-3 settimane è improbabile al 2050, altamente probabile al 2100, perché va a intersecare condizioni di scenari missili anche molto limitanti verso le emissioni in atmosfera. La seconda barra fa riferimento ai due mesi e corrisponde ai 50 cm di innalzamento del livello del mare. Di nuovo, al 2050 possiamo ritenerla improbabile, al 2100 diventa altamente probabile anche per scenari a basse emissioni di gas serra. Nel grafico di destra abbiamo un'informazione simile con numeri leggermente diversi: è il numero di chiusure a fronte di innalzamento del livello del mare. Con 50 cm le barriere verrebbero chiuse sostanzialmente mediamente una volta al giorno. Con più 75 cm la laguna sarebbe più chiusa che aperta. Quindi è chiaro che in questa ottica dobbiamo cominciare a muoverci fin da ora verso il terzo livello di approccio all'adattamento, che è quello di cosiddetto approccio trasformativo, cioè interventi sistemici che comportano una radicale trasformazione del sistema, ma che riducono in modo importante e significativo la vulnerabilità. È possibile eliminarla, ridurla a zero, ma può essere ridotta in modo significativo. Questo come si fa? Si può fare innanzitutto con un sistema di interventi. Non esiste la soluzione unica, la bacchetta magica che ci permette di trovare appunto la soluzione unitaria all'adattamento futuro. E in letteratura appunto si utilizza questo concetto di percorsi di adattamento, che è appunto la concettualizzazione, la programmazione e poi la pianificazione di interventi che sono in parte paralleli, in parte sequenziali, appunto di adattamento ai cambiamenti climatici, che però è opportuno monitorare in fase di pianificazione, in fase di realizzazione in modo continuo e adattare appunto a fronte del verificarsi delle nuove condizioni. Qua mi manca un elemento della slide. Forse esportando in PDF si è... Questo proprio mi serve. No, raccontato questo pezzetto. Comincio a dire che questi percorsi di adattamento dipendono certamente dalla situazione attuale, che è stabile. Questa è una condizione in input a qualsiasi percorso che noi intendiamo sviluppare, ma come dicevo poc'anzi dipendono anche dalla visione futura che abbiamo della città. Immaginando visioni diverse possiamo disegnare percorsi diversi di adattamento, pertanto non esiste un unico percorso di adattamento e anche qualora noi definissimo che dovremmo farlo una visione futura per Venezia, all'interno di questo percorso di adattamento possiamo definire varie viabili e varie varianti.
Questo è un esempio, secondo me, fatto di percorsi di adattamento che potete trovare nel libro di, del professor Carlo Giupponi, e, che sostanzialmente definisce una visione di futura del sistema in cui Venezia è primo protetto dalle acque alte, poi dobbiamo anche decidere che non sia la visione che noi riteniamo di sviluppare. Una città viva, con una residenzialità ancora presente, anzi nel suo libro rimarca la necessità di aumentare questa residenzialità verso un numero di 100.000 abitanti stabili e con funzioni produttive, oltre a quelle del turismo, piuttosto ancora presenti, in riferimento anche all'attività portuale. Il sistema attuale è quello appunto di un sistema in cui la città e la laguna sono difese dal MOSE, e rispetto al quale bisogna operare delle azioni, degli interventi che vanno a colmare le vulnerabilità persistenti, il primo dei quali è appunto il completamento delle difese locali alla quota di 110 cm e possibilmente spingendosi anche oltre, perché se noi riuscissimo a difendere localmente Venezia fino a 120 cm o ipoteticamente fino a 130 cm avremmo un MOSE che entra in funzione con soglie diverse e con frequenze diverse. Sono poi possibili, ipotizzabili, altri interventi molto più sperimentali per aumentare il fatto altimetrico della città. Il riferimento in questo caso è uno studio di piuttosto vecchio, del 2013, di Gandolati e Tertini, che hanno ipotizzato e studiato un intervento di innalzamento della città di circa 30 cm mediante pompaggio di acqua nelle falde sotterranee, cioè nel sottosuolo, che evidentemente permetterebbe di recuperare quota e quindi chiudere il MOSE con frequenza molto minore anche in futuri scenari di innalzamento dei livelli del mare. E uno degli elementi di maggior conflittualità con un aumento del numero delle chiusure è certamente l'operatività del MOSE, l'operatività del porto, oltre certamente a quello degli aspetti ambientali. E in questo percorso di adattamento si prefigura lo spostamento del porto fuori dalla laguna di Venezia. È chiaro che questo è un tipo di percorso in cui il porto fa parte della visione futura del sistema della città di Venezia. Potrebbe esserci una visione alternativa in cui il porto non è più un elemento importante di questa visione. E, tutto ciò sarà utile e sufficiente fino a un certo momento, con l'innalzamento progressivo del livello del mare. Forse oltre 50 cm, saremo in grado di far funzionare il MOSE bene fino a 70 cm, bisognerà andare verso l'approccio trasformativo vero e proprio, che è quello della chiusura permanente della laguna dal mare. In che modo? Possono esserci vari modi: chiusura totale, chiusura di una porzione di una laguna, chiusura di più porzioni della laguna, ridisegno di parte della laguna con interventi di rinaturalizzazione spinta. Questo fa parte di tutte le varianti che sono interne al sistema, che vanno studiate, progettate e verificate. In tutto ciò la scienza ha un ruolo fondamentale, evidentemente, perché esprime e produce conoscenza per operare scelte che siano informate e robuste, con un approccio integrato, quindi di ampia scala e di lungo periodo. E da questa considerazione, con Nicola nel 2019-2020, insieme a Tetis, insieme all'Università di Venezia, insieme alla Venice International University, con Carlo Giupponi, e spero di non dimenticare altri, concepimo l'idea appunto di sviluppare e di insediare a Venezia un centro di studi e ricerca internazionale sull'adattamento ai cambiamenti climatici a Venezia, che appunto utilizzasse Venezia come catalizzatore di soluzioni innovative, vista appunto anche l'iconica rappresentatività che questa città ha come città d'acqua, e mettendo a sistema tutto il complesso delle notevoli competenze esistenti e attraendo anche nuove competenze, nuove esperienze di respiro internazionale, contribuendo nel suo piccolo anche a dare un'alternativa appunto all'economia turistica per la città. Vorrei concludere con quattro messaggi a mio avviso importanti che ci terrei a condividere e a lasciare appunto per la discussione. Le sfide future dei cambiamenti climatici per Venezia e in particolare connesse all'innalzamento del livello del mare comporteranno una profonda trasformazione del territorio. Questo è qualcosa di cui dobbiamo prendere atto e che dobbiamo anche forse un po' internalizzare come cittadini e come abitanti di questo luogo. E questo non può quindi prescindere dalla definire una visione condivisa della Venezia che vogliamo, della laguna che vogliamo, del socio ecosistema
veneziano come vogliamo nel futuro, perché questo influenza in modo radicale il tipo di misure di adattamento che vogliamo e possiamo mettere in atto. E può essere fatto solo con un approccio integrato, un approccio di sistema di scala ampia, quindi non solo Venezia, non solo Laguna, ma certamente la zona lagunare, certamente il bacino scolante, certamente il nord adriatico, e di lungo periodo. Per dirla francamente, bisogna già oggi cominciare a pianificare il futuro di Venezia, perché questo comporterà appunto un tempo piuttosto lungo per arrivare a delle soluzioni che siano condivise. La scienza gioca un ruolo fondamentale, ma non è l'unica, un ruolo altrettanto fondamentale, forse anche più importante, lo gioca certamente la governance, stamattina credo ne sia stato discusso in modo approfondito, la cooperazione tra le istituzioni a diverso livello, da quella statale a quella locale, la mobilizzazione delle risorse economiche. Di nuovo pensiamo di essere in un contesto fragile ma anche fortunato, cioè non tutti i contesti lagunari, non tutti i contesti costieri possono attrarre risorse economiche come Venezia. E non ultimo, o ultimo e non ultimo, certamente il coinvolgimento delle comunità per decisioni che siano effettivamente condivise e inclusive. Non possiamo pensare di sviluppare una visione futura per Venezia senza un profondo e per tempo realizzato percorso di condivisione. Credo che lo dobbiamo a tutti coloro che ci chiedono una domanda, che ci chiedono di difendere questa città e di trovare delle soluzioni a fronte come gli impatti. Vi ringrazio, credo che questi materiali rimarranno agli atti. Ho qui poi aggiunto una serie di riferimenti bibliografici per chi volesse approfondire alcuni temi, e sono certamente a disposizione a discutere con voi. Grazie Emiliano. Mi fermo per domande? No, andiamo avanti. Allora, grazie Emiliano, abbiamo fatto un ulteriore approfondimento sul tema appunto che vi dicevo dell'ambiente. Ti ringrazio Emiliano di aver citato anche quel lavoro che abbiamo fatto insieme, che poi è tra le leggi che citavo stamattina, che sono state fatte nella passata legislatura per Venezia, dei tre di legge, che però non attuate come tutte le altre che sono state approvate. Ecco, uno dei temi che appunto si ragionava stamattina sulle ombre della legge speciale, sui punti critici, ma anche, diciamolo pure, tra i fallimenti, c'eravamo che tra i due capisaldi, no, che stavamo stamattina della legge speciale, che chiedo appunto a Silvia Oliva intanto di sedersi, che appunto sono da un lato la salvaguardia di Venezia e della Laguna come problema di preminenza e interesse nazionale, dall'altro che la Repubblica ne assicura la rivitalizzazione socio-economica. Uno dei punti deboli, di fallimento, che diceva, è proprio quello degli obiettivi non centrati in 50 anni, è quello proprio della rivitalizzazione socio-economica della città, no? E il tema dell'economia, della monocultura turistica, di cui guardavo vecchi documenti, se ne parla o ne parlavano già negli anni 80, negli anni 70, oggi è definitivamente esplosa e pone un tema della consapevolezza che probabilmente sarà la nostra economia prevalente, ovviamente, però non può essere l'unica. Benissimo, grazie, buon pomeriggio a tutti. E inizio con una riflessione. Quando mi hanno chiamato Nicole e Giuseppe, mi hanno chiesto di parlare della situazione socio-economica di Venezia. Mi è venuto un po' di paura, perché parlare di questa realtà in un contesto anche di analisi di dati che sono pochissimi a livello comunale e che per il nostro comune sono particolarmente difficili proprio per la caratteristica del comune, della sua conformazione, mi ha fatto riflettere quanto ci manca una base informativa di dati che una volta purtroppo avevamo, che ci consenta quella visione sistemica di cui abbiamo anche appena avuto di parlare. Difficile pensare, immaginare una visione futura e complessiva della città quando ci manca effettivamente una base informativa di dati che ci consenta questa lettura comune. Per fortuna mi avete chiesto di parlare di sfide dell'economia cittadina, quindi in qualche modo utilizzando i dati disponibili ho cercato di fare con voi una riflessione. Mi ritrovo tantissimo in quello che è stato detto, soprattutto nell'approccio che dobbiamo tenere, l'approccio scientifico su come affrontare i cambiamenti climatici. Penso che sia lo stesso che dobbiamo
tenere quando dobbiamo pensare a come rivitalizzare la città di Venezia, la situazione attuale, la situazione futura, e poi procediamo per step di adattamento fino ad arrivare, diciamo, a quella visione condivisa che vogliamo avere, ma ne parliamo nelle prossime slide. Inizio quindi con qualche dato di riferimento che ci permetta di avere una visione di quello di cui stiamo parlando. Di quando parliamo di monocultura turistica, cosa ha comportato questo in termini di situazione socio-economica veneziana. Intanto partendo da un dato, è vero che Venezia è speciale, non per niente abbiamo una legge ad hoc su questo, ma è comunque inserita in un contesto diciamo regionale, nordestino, ma internazionale, che deve in qualche modo proseguire e mantenere tutta una serie di trasformazioni, di grandi trend con cui anche Venezia si deve confrontare. Un dato è sicuramente quello del cambiamento climatico, ma anche tutti gli approcci di cambiamento positivo che possono essere un'opportunità, come il green, la sostenibilità, eccetera. Quindi il primo dato è sul sistema produttivo, che è utile a capire com'è cambiato negli ultimi anni, quindi 2001-2020, la composizione del nostro sistema economico produttivo. Così come in altri contesti territoriali, direi in tutti i contesti territoriali che ci riguardano, in Italia ma anche nei paesi europei, abbiamo conosciuto a livello di Comune di Venezia una riduzione del comparto strettamente produttivo. Quindi le attività produttive del manifatturiero anche nel nostro contesto si sono via via ridotte, andando a ridursi sia il numero delle aziende sia il numero degli addetti. Come in altri contesti, ovviamente, questo si è tradotto in un aumento significativo del comparto dei servizi, del comparto terziario, che nel nostro territorio però si è tradotto soprattutto in una crescita, ovviamente, del turismo, lo sappiamo, dei trasporti e dell'immobiliare, accanto alla sanità e all'assistenza sociale. Diversamente da quanto avviene in altri contesti, come può essere quello delle province limitrofe, ma in altre realtà del nord Italia, dove questa crescita del terziario è stata soprattutto dedicata a tutti quei servizi a supporto del manifatturiero, quindi i cosiddetti KIPS, quindi i servizi ad alto contenuto di conoscenza tecnologico, che in qualche modo supportano questa attività manifatturiera, che pure in calo continuano a rappresentare nel nostro territorio una quota importante del valore aggiunto. Valore aggiunto che comunque nel nostro territorio veneziano raggiunge per il 70% è legato proprio al mondo dei servizi. Se è così è cambiato il sistema produttivo, è importante vedere cosa è accaduto in termini di occupati, quindi dove sono gli addetti, dove sono le maggiori richieste da parte del mercato del lavoro rispetto all'occupazione. Vedete che chiaramente nel periodo 2008-2022 abbiamo essenzialmente una crescita del mondo dei servizi, però è importante che andiamo a osservare quali sono i settori che assumono di più nel nostro territorio. Alberghi, ovviamente, ristorazione e consumistrazione, bar ed altri esercizi simili senza cucina, penso di non dirvi niente di nuovo, niente che non ci immaginassimo e non sapessimo, però mi sembra importante anche osservare altri due ambiti significativi: l'attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, e anche l'istruzione secondaria di primo grado, scuole medie. Quindi in qualche modo il comparto della cultura e il comparto dell'istruzione. Infatti, se noi andiamo a fare un focus su quali sono i settori più significativi in termini di occupazione, in termini di nuove assunzioni, il 50% delle nuove assunzioni è tutto occupato da questi tre settori: il settore dei servizi turistici, il settore della cultura, e qui ovviamente abbiamo anche tutto il tema delle edizioni di libri, abbiamo il tema della musica, le agenzie di stampa, eccetera, e poi abbiamo l'ultima parte, che è tutto quello legato invece ai settori dell'istruzione. Qua parliamo ovviamente di assunzioni Comune di Venezia, perché è tutto complesso, non possiamo parlare solo del centro storico e solo della terraferma, perché i dati non esistono in questi termini, ma comunque vada, questa è un po' la spinta maggiore verso cui va il nostro mercato del lavoro. Altro focus che mi sembra importante realizzare: quali sono le figure professionali più richieste nel nostro territorio? Perché anche questo dice molto del contesto sociale ed economico che si può sviluppare nella nostra città. Anche in questo caso il 51% delle figure richieste è nell'ambito
degli alberghi e dei ristoranti, e se vi leggo l'elenco delle figure professionali più richieste, abbiamo camerieri di ristoranti, facchini addetti allo spostamento merci, commesse delle vendite al minuto, camerieri d'albergo, cuochi, personale non qualificato nei servizi. Elemento che mi sembra ancora importante sottolineare è che un assunto su quattro è un lavoratore non qualificato. In un territorio, e poi su questo ci ritorno, come il territorio veneziano, che è caratterizzato dalla tua università, il conservatorio, l'Accademia delle Belle Arti, licei, scuole, istituti tecnici particolarmente riconosciuti e significativi, queste sono le figure professionali di cui ha bisogno prevalentemente il nostro sistema produttivo. Questa trasformazione, tuttavia, se noi andiamo a vedere i dati che ci sono messi a disposizione dal Ministero delle Finanze, tra il 2011 e il 2019 non ha tutto sommato portato a una crescita del reddito medio della nostra popolazione. Se noi confrontiamo il reddito, ovviamente il reddito medio imponibile tra il 2011 e il 2019, vedete che non c'è una grandissima crescita, siamo per il centro storico a 25.430 euro, decisamente di più rispetto alla terraferma, ma vedete che non c'è un grande cambiamento rispetto ai 10 anni precedenti. Dove sono cresciuti, dove è cresciuto il reddito medio in particolar modo, è quello del reddito autonomo e il reddito da imprenditore. Partite IVA in generale e gli imprenditori. Però in generale facciamo fatica a dire che la città con questo cambiamento economico è diventata una città più ricca nel suo complesso. È una città che comunque vada, si confronta con la stessa ricchezza media di 10 anni precedenti, salvo che questa ricchezza, come potete ben immaginare, è particolarmente concentrata. Accade quindi che questo cambiamento si riflette inevitabilmente anche sulla popolazione. Se noi andiamo a osservare i dati sulla popolazione degli ultimi 20 anni, vedete che il calo demografico è inesorabile. Calo demografico che può essere sicuramente in parte legato a un calo demografico generale che riguarda tutto il nostro paese, lo sappiamo benissimo, abbiamo un tasso demografico particolarmente limitato in Italia, in Veneto non fa eccezione, diminuisce la popolazione, ma se guardiamo l'Italia il dato è veramente particolarmente significativo. Eppur riuscendo in qualche modo ad essere ancora un territorio con grande capacità di attrazione dall'esterno, di popolazione dall'esterno, perché se noi andiamo a vedere sulla vostra destra i saldi di migrazione dati per l'estero, vedete che il dato, soprattutto fino al 2010, è stato un dato particolarmente significativo. Tassi dei saldi di migrazione dei saldi esteri particolarmente positivi, che sono andati via via riducendosi negli anni, e complessivamente vedete che il saldo complessivo tra saldo interno e saldo estero è veramente diventato ormai piccolo, intorno alle 1.000 unità, certamente non in grado di contrastare il calo demografico che abbiamo conosciuto in questo contesto. Calo demografico, diciamocelo anche, che in realtà se guardiamo le città, diciamo così, turistiche, in Italia è un dato sicuramente positivo. Non siamo in questo speciali rispetto ad altri contesti italiani, perché diversamente avviene invece in contesti europei che hanno fatto azioni diverse per trattenere le persone. Viste questi primi dati, e secondo me già questi dati ci raccontano molto della situazione socio-economica della città, ho provato a riflettere sui vari fattori che abbiamo nel nostro territorio, quelli che citavo prima, per esempio l'università, e come questi stessi fattori possono diventare da un lato un vincolo o viceversa un'opportunità in un'ottica di rinnovamento, di ripensamento della città di Venezia. E quindi ovviamente il focus è, lo sappiamo, andare oltre il turismo. Come possiamo andare oltre questo turismo? Primo dato, partiamo comunque dal dato sul turismo, che questo mi sembra significativo prenderlo in considerazione, perché non ve li ho ancora riportati, però sicuramente ci raccontano di come sono bastati neanche, diciamo, 12 anni per veder crescere il numero di arrivi
nel nostro territorio di quasi, se non sbaglio, il 60% in più, quindi dato particolarmente significativo. Già sapevamo che la nostra città è fragile e fa fatica a reggere questo livello di flusso turistico, parliamo di quasi 13 milioni di presenze nel 2019, poi c'è stata la pandemia, quindi c'è stato un crollo particolarmente significativo, però 13 milioni di presenze nel nostro territorio sono sicuramente un dato da tenere in considerazione. Se andiamo a vedere il ruolo degli alloggi privati, perché anche da questo punto di vista è importante vedere cosa è accaduto negli anni, se noi andiamo a vedere l'offerta complementare, vedete che il numero dei posti letti in 5 anni è più che raddoppiato, siamo passati da 20.000 a 48.000. Capite che da questo punto di vista questi posti letto inevitabilmente vanno in contrasto con l'occupazione residenziale, ma la residenza non è, ne parliamo dopo, quindi lo accenno semplicemente in questa fase, capite chiaramente che c'è un effetto di sostituzione, se i posti letto vengono occupati per i turisti, difficilmente possono essere occupati da residenti. E quindi anche qui utilizzo rapidamente questo grafico dell'osservatorio sulla residenza, che mi pare veramente emblematico. Ormai siamo arrivati che il numero di posti letto è praticamente corrispondente al numero dei residenti. Mi pare che già questo sia abbastanza inquietante per domandarci come facciamo a immaginare che le persone rimangano a vivere in questa città. Altro tema sicuramente importante, e vi ricordo quali erano le figure professionali particolarmente presenti e richieste nella nostra città: i camerieri, le commesse, i facchini, eccetera. Direi che con certezza sappiamo che gli stipendi che queste tipologie di lavoro assicurano non sono assolutamente compatibili con i costi delle case del centro storico. Se non sbaglio, così giusto avevo fatto due calcoli, comprare una casa, vediamo se ce l'ho qua, comprare una casa a Venezia solo di 50 metri quadri con questo dato, vediamo se lo trovo, costa di una casa di 50 metri quadri mediamente 4.000 euro al metro quadro, vuol dire 200.000 euro di acquisto, 160 se la casa è un po' più piccola, ma anche banalmente andare in affitto in una casa di 40 metri quadri costa quasi 700 euro al mese. Capite che chiaramente con quella tipologia di figure professionali è difficile immaginare che queste persone si riversano in persone che possono acquistare o rimanere in affitto nella nostra città. Altro dato, e questo secondo me è veramente quello su cui dovremmo interrogarci e quello da cui ripartire per domandarci come ripensare Venezia: se noi andiamo a confrontare la popolazione del nostro territorio per classi di età nel 2001 e nel 2021, mi pare evidente dove è stato il calo di popolazione. Se noi guardiamo fino, diciamo, ai 20-24 anni, vedete che rimangono in città le persone, ci sono anche bambini. Infatti io ho una bambina di 5 anni, mi hanno appena iscritto in una chat di quello che c'è da fare a Venezia per i bambini, e sono giorni e giorni che arrivano iniziative su iniziative, scuole, laboratori. Non è una città povera di offerta per i bambini. Poi però c'è un buco tra i 25 e i 44 anni. È la popolazione centrale delle persone che diventano indipendenti, hanno bisogno di comprare una casa, dovrebbero fare dei figli che poi magari rimangono in città, e soprattutto è la parte della popolazione produttiva, la parte della popolazione che è nel pieno della sua attività lavorativa. Vedete che poi invece più o meno dai 50 anni in su ritorna la presenza significativa, siamo a livelli superiori addirittura del 2001, e vedete che prosegue così perché è anche una città dove evidentemente, cioè, si vive bene anche avanti negli anni. Però questa mancanza importante di giovani è quella su cui provare a lavorare per cercare di riportare in città una residenza che poi si in qualche modo si ottenga. E allora da questo punto di vista riprendiamo il tema di quelle eccellenze di cui vi avevo parlato inizialmente.
e mi vengono in mente tre elementi che in questo momento potrebbero essere molto altro rispetto a quello che sono: Biennale Mostra del Cinema, Università, Accademia, Conservatorio e Musei. La Biennale Mostra del Cinema è un evento che dura quei 4-5 mesi in cui si lavora intensamente, abbiamo una presenza importante di persone in città che vengono a visitare la città, ma forse poi la capacità di questo ambito di generare nuove occasioni di lavoro, nuove opportunità per rimanere in città sono effettivamente limitate. Allora vi riprendo quel dato che avevo visto su chi viene, le professionalità che vengono richieste nel nostro territorio. Abbiamo un 5.500 assunzione in ambito di attività produzione cinematografica, video e programmi televisivi. Recentemente ho fatto un progetto insieme alle tre case di produzione cinematografica che ci sono in città, perché ci sono, e mi hanno detto: noi non ne abbiamo neanche una figura professionale in città, dal tecnico al regista, in città non ci sono figure professionali che possono essere impiegate in questo ambito. Quindi queste persone vengono da fuori nel periodo necessario alla realizzazione dell'evento, del film o quant'altro, succede anche che ci siano forti richieste anche per la caratteristica della città rispetto al fatto di realizzare delle pubblicità per le imprese del nostro territorio, ma le persone vengono ricercate fuori. Come mai nella nostra città non abbiamo pensato ad esempio ad una scuola del cinema che formi e tenga qui queste figure professionali che avrebbero anche la possibilità di essere direttamente impiegate? Università, accademia, conservatorio. Ancora una volta, se pensiamo alle figure professionali che sono richieste in questo territorio, è evidente che tutte le persone che escono da questi contesti non troveranno il loro luogo di lavoro nella nostra città. Non saranno persone che potranno fermarsi qui una volta che hanno concluso questo percorso. Ancora una volta, quindi, avremo tanti studenti, perché ne abbiamo, la città per fortuna che ci sono gli studenti ed è viva anche da quel punto di vista, ma sono persone che restano qui 5 anni, poi vanno via perché non trovano risposta lavorativa. In realtà ci sono le esperienze, ad esempio appunto il centro dello studio dei cambiamenti climatici, c'è la possibilità per esempio di fare molta attività di ricerca che possa servire alle attività produttive che sono fuori dalla nostra città ma che hanno bisogno di ricerca sul digitale, sul green, eccetera. E poi ultimo tema, quello dei musei. Allora, i musei noi li interpretiamo ancora semplicemente come luogo di visita, luogo di esposizione. Non è così, i musei possono diventare molto altro. E vi porto un esempio che non c'entra niente con Venezia, ma che mi ha colpito. Il nuovo direttore dell'area di Pompei, quando ha preso la direzione, ha attivato un gruppo di ricerca di 40 persone che non fanno ricerca artistica, culturale, ma fanno ricerca attraverso i reperti che vengono raccolti nell'area di Pompei, ad esempio medica. Quali tipi di batteri c'erano all'epoca dell'esplosione del Vesuvio? Cosa abbiamo ottenuto dopo questi anni? Come sono stati affrontati? Cosa è cambiato nel DNA delle persone? Quindi faccio un esempio, ad esempio il nostro Museo di Storia Naturale, penso che anche quello potrebbe essere un luogo assolutamente di crescita e di ricerca in cui magari qualcuno dei nostri studenti che sono all'università possono trovare occasioni di impiego. Ma i musei sono anche un luogo di sviluppo di creatività che alle imprese del Made in Italy che sono fuori dalla nostra città ma sono nella nostra regione sono assolutamente indispensabili. Uno a parte, vi ho riportato il Museo Fortuni, ma c'è ad esempio il Bevilacqua alla Masa come altro ambito legato ai tessuti, dove abbiamo creativi che vengono da tutto il mondo e che si occupano di moda e di fashion in generale, che vengono a studiare in questi ambiti queste tipologie di tessuti che vengono utilizzati una volta, ripropongono e diventano anche in questo caso occasioni di crescita, di valore aggiunto.
Altro elemento che mi pare importante, che in qualche modo ho già accennato, è che noi possiamo decidere nella nuova idea di Venezia se Venezia deve essere o meno immaginata dentro un contesto metropolitano, oltre la città metropolitana, oltre direi la regione Veneto, ma più che altro in un contesto nordestino. Il contesto nordestino a cui fa riferimento Venezia è un contesto di grandissima crescita economica, perché l'area del Veneto, l'area del Nord-Est, continua a essere una di quelle aree che in questi anni ha saputo crescere, non dico al pari delle regioni del centro Europa, quindi Bayern e Baden-Württemberg, ma sicuramente è cresciuto ed ha imprese che stanno rinnovando dal punto di vista del green, del digitale e della creatività. Green e digitale. Certo, noi non possiamo immaginare di riportare nel nostro territorio delle attività produttive, diciamo così, pesanti, un po' perché non esistono quasi più in giro per il mondo, ma perché il nostro territorio è particolarmente fragile e non è possibile immaginare di riportare qui nel nostro territorio una manifattura di tipo pesante. Ma al di là che esiste anche la possibilità di sviluppare una manifattura additiva, queste realtà hanno invece bisogno di poter sviluppare tutte quelle attività di crescita, di ricerca, di sviluppo del digitale e di ricerca green, che potrebbero facilmente trovare una collocazione anche nel tessuto di Venezia, sia del centro storico sia della terraferma. Altro elemento è quello della creatività, l'avevo già citato prima. Tutte le ricerche, e vi cito semplicemente quelle della Fondazione Simbola, hanno calcolato che esiste un moltiplicatore tra la capacità, tra la presenza di patrimonio culturale, e direi che il nostro territorio non è secondo a nessuno da questo punto di vista, e la capacità di essere supporto e sviluppare valore aggiunto per quanto riguarda le imprese, ma le imprese culturali e le imprese creative. Quindi quello che può essere legato, come dicevo prima, al cinema, alla produzione musicale, perché anche i teatri non sono semplicemente luoghi di ascolto, ma sono anche in quel caso luoghi di lavoro, luoghi di ricerca, luoghi che possono accompagnare ad esempio la produzione di cinema, la produzione di pubblicità, eccetera, ma anche tutto quello che riguarda quelle industrie legate più all'architettura, al design, ma anche alla produzione generale di brand, che possono trovare nel nostro territorio, con quelle competenze che derivano dalle nostre università, una nuova occasione di lavoro per chi esce da questi percorsi. Il tema delle infrastrutture, poi vado quasi a conclusione. Allora, potevo decidere, mi ha chiamato Giuseppe, mi ha detto: parlerai del porto? E mi ha detto sì, ne parlerò. Poi però mi sono detta: il porto diventa sempre l'occasione per ridirci dei problemi legati alle crociere, che dobbiamo mandare via le crociere, che vogliamo in qualche modo tenere fuori dal nostro territorio le navi, eccetera. Allora ho provato a fare una riflessione diversa. Intanto dirci ancora una volta che il porto merci, che abbiamo sentito che sarà destinato, visto i cambiamenti climatici, ad essere portato fuori dalla nostra laguna. Su questo è difficile discutere, si tratta solo di capire in che tempi, con che modalità arrivarci, ha una quota importante di imprese che ci lavorano. 1260 sono le imprese in questo momento attive per quanto riguarda il porto merci. In questi anni in cui non è stata presa una vera decisione sulla destinazione del porto, il porto di Venezia è progressivamente scalato nelle posizioni tra i porti più importanti dell'Alto Adriatico, lasciando tranquillamente spazio a Trieste e tranquillamente spazio anche ai porti della Vienna, ma anche della Croazia, eccetera. Quindi in qualche modo non aver preso decisioni ha fatto sì che altri contesti in qualche modo favorissero di questa nostra indecisione, di questa nostra difficoltà a decidere che cosa vogliamo fare di questa infrastruttura a porto. Paradossalmente, non me l'aspettavo, è stata una sorpresa anche per me, per quanto riguarda il traffico passeggeri, in realtà il 2021, non sul 2020, ma sul 2019, ha registrato una crescita di passeggeri, pur avendo spostato il porto, il terminal passeggeri, in un altro contesto. Quindi
Da questo punto di vista il porto e l'aeroporto continuano ad essere infrastrutture importanti proprio perché ci mettono in collegamento con quella realtà produttiva che sta fuori dalla nostra città ma che ha bisogno di queste infrastrutture. Tuttavia, se non prendiamo delle decisioni rapidamente sulla loro sulla volontà di tenerle come parte integrante dell'economia cittadina, sicuramente altri contesti si muoveranno per prendere questa parte della ricchezza del nostro territorio. Ultima slide, su cui poi faccio anche le conclusioni finali. Se quelle sono le infrastrutture che esistono, quindi il porto e l'aeroporto, sicuramente se noi vogliamo immaginare la nostra realtà in un contesto extra cittadino, in un contesto metropolitano e diciamo almeno nordestino, sicuramente abbiamo bisogno di tutta una serie di altre infrastrutture significative, in primo luogo l'alta velocità che deve essere implementata in modo significativo e l'altro tema è quello del collegamento all'interno del nostro territorio, perché anche quello è un elemento importante, perché venire a lavorare a Venezia è comunque difficile se vogliamo immaginare che Venezia sia riconosciuta come un territorio utile per venire a fare ricerca, per sviluppare anche le attività produttive, deve essere facile arrivare nel nostro contesto. Mi fermo su questa slide, che non è mia, è della Fondazione Venezia, in cui si cercava di capire proprio quale sarebbe stata l'influenza del nostro territorio se avessimo avuto l'alta velocità, per fare con voi una riflessione in questo senso. Se decidiamo che se vogliamo immaginare e ripensare Venezia, sicuramente dobbiamo fare come primo esercizio quello di provare a immaginare, riuso le stesse parole che ho sentito prima perché così utilizziamo spesso la stessa logica, una visione futura. Senza dimenticarci che non esiste un futuro scritto, esistono una serie di futuri che noi possiamo decidere in qualche modo di raggiungere se andiamo a fare un percorso che abbiamo visto deve essere partecipato, coinvolgere tutte le istituzioni, le governance, eccetera, per definire qual è il nostro futuro. Poi, attraverso una serie di step più o meno impattanti, andremo a realizzare questo nuovo futuro. E il primo elemento che a me verrebbe da dire se fossi un amministratore pubblico è che la prima cosa che dobbiamo provare a cambiare è come ci raccontiamo questa città. In questi giorni, non so se è capitato anche a voi, ma a me non ha fatto altro che arrivare l'ultimo video di questo che avete visto forse su Facebook, in internet, girato da Borat, questo personaggio che gira con un costumino ad amico un po' inquietante, che presenta il solito video su Venezia. Ha fatto un video su Venezia mostrando Venezia durante il carnevale, l'acquisto delle mascherine, Venezia in vendita, eccetera. Me l'hanno mandato i miei colleghi che stanno fuori Venezia dicendomi finalmente un nuovo dibattito a Venezia. Ma io dico, nuovo di cosa? Qualsiasi telegiornale che parli di Venezia parla di Venezia in questo modo. Qualsiasi. Poi intanto non serviva a fare quel video perché il giorno dopo abbiamo il video di quello che si butta giù dal tetto, quindi serve fare un video su quello perché la realtà supera ampiamente i video. Però mi immagino un investitore che magari decide di venire a investire a Venezia, ha dei soldi e dice vado a investire a Venezia. Secondo voi su cosa investe una persona che ha dei soldi vedendo quello che si racconta di Venezia? Un albergo, cioè non è che puoi investire in qualcos'altro, in un albergo normale. Forse se cominciassimo a raccontare le altre cose che abbiamo in questa città, chi ha soldi per investire potrebbe magari decidere di investire in un grande progetto legato al digitale, legato alla sostenibilità. Gli spazi ce ne sono in diciamo nella laguna, ma ci sono anche in terraferma. Grazie. Grazie Silvia, che ha offerto davvero un sacco di spunti fotografando una città che forse con cifre, con numeri e con accompagnate da un ragionamento che è difficile non condividere. Il paradosso di una città come Venezia, che uno penserebbe il luogo ideale dove sviluppare l'attività ad alto valore aggiunto, sappiamo bene essere esattamente il contrario, perché dove si sviluppano
attività a più basso valore aggiunto legate esclusivamente a tutto. Allora, adesso tocca a Rémy Bacogne per la presentazione un'altra volta. Noi ci siamo già incontrati sabato scorso a un altro bel incontro dedicato alle educazioni turistiche e oggi invece facciamo tutto focus, che parleremo del massimo stesso anche delle educazioni turistiche, ma del problema appunto che citava anche Silvia nel suo intervento legato alle educazioni. Sarà uno slide che si ripeterà. E grazie. Era troppo bella, non potevo non usarla. Grazie per l'invito a nome di Otto, perché in realtà parlerò la prima persona del plurale, nel senso che sono un po' un impostore, doveva intervenire Maria Fiano, che non ha un problema personale, è invitata a Trento a intervenire sempre a nome di Otto in un'altra occasione. Poteva intervenire Giancarlo Ghigi, ma lo farò io. Quindi diciamo che i meriti della presentazione di quello che vi racconto sono di Otto e i limiti semmai sono miei. Grazie anche perché ci siamo contenti di parlare come Otto, di essere invitati come uno dei sei interventi diciamo da programma. Forse più che di essere invitati come Otto, siamo contenti che uno dei sei interventi da programma sia sulla casa, sulla residenza. Quindi grazie di questo. Sarà un'occasione forse per, come dire, tornare ancora a porci la domanda un pochino come si fa da stamattina su un po' il problema che c'è del rapporto tra il sapere le cose, no? Della scienza di cui ci ha parlato soprattutto forse Emiliano Ramieri, dell'essere capaci di farlo, e questo lavoro è un tema fondamentale da questo punto di vista, ma c'è anche il problema di voler fare le cose e forse questo ultimo intervento da programma, ce ne saranno altri dopo sicuramente, lo riporrà in modo spero convincente. E torneremo forse a parlare un po' più riprendendo le file rispetto a stamattina degli effetti della legge speciale. Non vi parlerò dell'impostazione delle leggi speciali, non sarei in grado, però forse un pochino, spero di sollecitarvi un pochino su degli effetti che ha avuto la legge speciale, anche con i migliori intenti. E parleremo anche ovviamente del fatto che manca, per avere visioni, per parlare di futuro, per parlare di politiche serie, manca la base di informazioni, nel senso che noi nasciamo come osservatorio dal fatto che gli osservatori precedenti sono scomparsi. Riprendo un pochino il tema dei finanziamenti delle leggi speciali per la residenza, facendo un po' il focus da questo punto di vista. La legge speciale nelle sue varie tornate ha finanziato la residenza, il tema della casa, in diversi ambiti. Diciamo. Il primo tra questi forse è quello del patrimonio residenziale pubblico, cioè la gestione della casa pubblica. Da questo punto di vista, appunto, fino ai primi anni del 2000 sono stati assegnati al Comune circa 700 milioni per la costruzione, il risanamento, l'acquisto di immobili pubblici, e vedete i numeri, no? Sono state una delle stagioni più significative da questo punto di vista per l'incremento del patrimonio residenziale comunale, e poi una parte anche molto significativa dei finanziamenti della residenziale per la residenza sono stati contributi ai privati per il recupero del patrimonio immobiliare. Ci sono stati una serie di bandi abbastanza nutrita, 18 tra l'85 e il 2008, contributi di diverso tipo, alcuni in conto capitale per interventi su singole unità edilizia a vario tipo, per un ammontare che supera i 150 milioni, e contributi invece in conto interessi per interventi su singole unità immobiliari. Vedete che il numero di pratiche finanziate è molto elevato. Mi ha girato in questi giorni Giuseppe Sacca un testo di Edoardo Salzano dell'81, credo, dove Salzano in particolare entra sulla difficoltà di queste pratiche, ce ne ha parlato anche il dottor sabato stamattina. Uno dei problemi dell'applicazione e dell'utilizzo di questi finanziamenti era proprio legato alle difficoltà amministrative e procedurali nel presentare le pratiche e poi effettivamente riceverle e da quel momento in poi erogare i fondi semplicemente. E un terzo campo di questi finanziamenti per la residenza è quello dei contributi per acquisto della prima casa. Ci sono stati 8 bandi, un numero un po' minore tra il 92 e il 2004, ma che nel complesso ammonta comunque a quasi 50 milioni di euro. Le fonti in questo caso qua sono da un quaderno di Insula che riprende i bilanci comunali e da quaderni dell'osservatorio casa.
ne approfitto per rimandare anche non solo al nostro sito che è in corso di, siccome è stato trasferito da poco da un altro indirizzo, stiamo piano piano trasferendo i dati, le informazioni e i contenuti. Una parte di questi contenuti sono i quaderni dell'osservatorio casa che esisteva nel comune, insieme al comune, fino al 2014, credo 12-14, se non ricordo. Questo osservatorio casa produceva dei quaderni che producevano e diffondevano dei dati molto importanti, sono scomparsi dalla rete, li abbiamo scansionati e quindi a breve si spera sul nostro sito potrete ritrovarli. Vado un po', no, nel senso vorrei fare lo storico, ma insomma negli anni 80, si è detto un po' anche stamattina, sono poi una stagione di valorizzazione immobiliare, nel senso che un po' anche sulla scia di questi interventi finanziati con le leggi speciali per il risanamento e il recupero del patrimonio immobiliare anche minore, si alzano i valori immobiliari. Questa cosa si innesca anche a un'esplosione dell'escursionismo turistico, dove vediamo, attraverso la quale vediamo anche dei cambiamenti di uso non sempre formalizzati delle unità abitative, nel senso che vige ancora un blocco dei posti letto, una cosa di cui adesso neanche immaginiamo, ma all'epoca c'era un blocco di posti letto. Però al di là di quello che era possibile o meno possibile fare, assistiamo a un uso sempre più spiccato delle abitazioni come posti letto turistici o popolazioni temporanee che potevano essere gli studenti. Adesso anche gli studenti si sognano di trovare case, camere anche posti letto, per cui adesso abbiamo gli studentati, ma all'epoca erano degli utenti potenziali. Nel frattempo, potrebbe sembrare controintuitivo, ma è così, aumenta anche il patrimonio lasciato, il patrimonio residenziale, quindi aumenta il patrimonio lasciato vuoto, in parte in attesa di rendite migliori, in pari al 14% del patrimonio residenziale, ancora una volta per la città storica cosiddetta, è una cifra che, come potete immaginare, è di gran lunga maggiore rispetto a quanto accade nella terraferma, che se non sbaglio è il 4% di patrimonio vuoto. Gli anni 90 sono quelli di, ne abbiamo già visto un pochino stamattina rispetto alla legge speciale, sono quelli anche di un certo disimpegno dello Stato, specialmente per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica, questo non solo a Venezia ma in tutta Italia, e anche, questo a livello più locale e regionale, di una, ma non solo, di una liberalizzazione degli usi del patrimonio abitativo. Il 90 è l'anno dell'associazione del fondo GESCA, che era una fonte di finanziamento per l'edilizia residenziale pubblica cospicua. Va ad esaurimento un piano decennale per la casa che risale al 78, no, la legge per i piani per l'intenziale economica popolare, credo. Nel frattempo la legge 50-60 del 93 consente la vendita agli inquilini di una cospicua parte del patrimonio immobiliare pubblico, per cui quelli che erano, come dire, un parco residenziale ad uso del pubblico da assegnare a quelle popolazioni che ne avevano più bisogno, quel parco immobiliare si riduce proprio per la facoltà anche che è data agli inquilini di riscattare gli immobili di abitazione che la Regione Veneto riordina gli ex IACP che diventano ATER, aziende pubbliche, aziende territoriali di edilizia residenziale, quindi sono di natura economica e che hanno il compito di gestire questo patrimonio edilizio anche in assenza di fondi pubblici che nel frattempo, come ho detto prima, si riducono sempre di più. Gli anni 90 sono ovviamente gli anni del CRG, ma anche dello sblocco dei cambiamenti d'uso, questo per la residenza ha un impatto non da poco, e anche la legislazione regionale sblocca i posti letto a livello turistico e assistiamo a un aumento sempre più consistente della recettività turistica. Per questo c'è anche riproviamo lo stesso grafico di prima, non lo ripeto, ripeto semmai quello che succede nel nostro nuovo secolo, cioè che il turismo si espande a livello mondiale, si dice sempre che Venezia è speciale, Venezia è unica, da questo punto di vista semmai è solo un posto dove questi fenomeni sono particolarmente spiccati, particolarmente evidenti, particolarmente pesanti. Quello che succede qui, che succede e lo vediamo anche nell'interesse di tante altre città per una legislazione che regolamenti gli affitti brevi, quello che succede è che l'aumento dei posti letto non è dovuto ovviamente al settore alberghiero che ha i suoi limiti, non riesce ad espandersi all'infinito. Quello extra alberghiero che è regolamentato
pochissimo, se no un cellulare secca, adesso da poco c'è l'obbligo di aprire partita IVA da un certo numero di appartamenti, per il resto praticamente è far west, cioè non è regolamentato, se non che a Venezia avremo la possibilità, grazie all'emendamento che porta il suo nome, almeno in uso popolare, a Venezia ci sarebbe questa possibilità di creare un regolamento per le abitanze brevi. Adesso le altre città lo chiedono a gran voce tutte quante, specialmente dopo l'incontro di sabato scorso, ma questa è la situazione in questo momento. Mi sembrava utile, parlando di legge speciale oggi, riflettere un pochino, poi i dati temo che non esistano, ma sarebbe interessante riflettere un pochino sull'impatto che ha avuto il finanziamento delle leggi speciali di cui ho parlato prima per il risanamento di case e non solo sul turismo, nel senso che quello che avete alla vostra sinistra, sì, anche la mia sinistra, è un edificio che io non ho integrato, credo sia un edificio che è stato risanato, è stato riqualificato con fondi delle leggi speciali che sono residenze. Credo che in casi di questo genere siano tanti. E a destra avete un edificio che probabilmente è registrato come attività extra complementare, no? Residenzialità ad uso turistico, secondo la legge regionale. Quello che invece sarebbe abusivo è fare servizi aggiuntivi, come in questo caso qua, avere l'acqua a disposizione. Ma, questo semplicemente per suggerire che al di là di quello che vediamo, e vediamo già, assistiamo a dei fenomeni, nel senso che insomma, sono riscontrabili semplicemente anche girando un angolo di qualsiasi casa di Venezia, al di là di quello che vediamo succede di tutto, per norme aggirate o anche no. Volevamo proporre un piccolo focus sull'offerta e la domanda di edilizia residenziale pubblica, che è un tema non da poco. Vedete che le abitazioni pubbliche nel comune di Venezia sono distribuite tra comuni e ATER, tra città storica e terraferma. Una cifra che è abbastanza rilevante è quella delle abitazioni pubbliche sfitte, che è una cifra e una proporzione che continua ad aumentare con gli anni, nel senso che vengono a mancare gli inquilini, semplicemente per motivi di età. Il recupero, la riqualificazione di alloggi sfitti non riesce a recuperare il numero di abitazioni che finiscono in questa situazione di sfitto. Per cui, per quanto riguarda credo sia ATER, a livello comunale abbiamo praticamente un quarto del patrimonio ATER, non comunale, anche se le cifre sono simili, che sono sfitte. Ancora una volta, una proporzione che è chiamata sì, probabilmente continuerà ad aumentare in mancanza di finanziamenti pubblici, ma anche in mancanza di una manutenzione programmata che riesce a far fronte a questo fenomeno. La domanda, dall'altra parte diciamo, dello spettro, è altissima ovviamente, e qua vorrei riprendere un po' questa formula che di Orazio Alberti, che è il nostro diciamo, esperto nella materia, è e non solo. Quello che succede è che sostanzialmente si torna agli ultimi per dare ai penultimi, nel senso che i bandi per l'edilizia residenziale pubblica lanciano fuori un numero di famiglie non indifferenti la cui situazione economica è disastrosa. Non sappiamo neanche, nel senso che le cifre mancano, cioè non so più quanti accessi agli altri sono stati fatti da consiglieri di opposizione e non solo, nel senso che noi anche come oggi cerchiamo di fare lo sforzo di mettere a disposizione di tutti e di analizzare i dati, perché l'azienda provinciale, nelle fattispecie neanche il comune, sono tanti disposti a condividere i dati. Per cui neanche tra gli assegnatari e i partecipanti a bandi per l'edilizia residenziale pubblica sappiamo bene la propria situazione economica, anche se quello che appare chiaramente è che il bisogno c'è e ampiamente. Lo stato del patrimonio comunale è quello che vedete un pochino dal grafico, ancora una volta la quantità del sito è molto alta. Un'altra cifra che non è irrilevante è il fatto che gli stanziamenti comunali per la manutenzione di questo patrimonio residenziale è abbastanza limitata diciamo, rispetto ai fondi che sono erogati sì dal comune, ma grazie a stanziamenti comunitari o nazionali, nel senso che la parte dei fondi che sono stanziati dal bilancio proprio comunale è molto limitata. Per quanto riguarda l'ATER, la situazione sicuramente non è molto più rosea,
vediamo un calo degli investimenti, ovviamente un calo anche del fatturato delle vendite, e il numero delle assegnazioni, delle nuove assegnazioni a livello metropolitano, che è abbastanza basso rispetto alle domande. Vado avanti abbastanza veloce. Una delle tre cose di cui principalmente ci occupiamo come OCIO, accanto all'edilizia residenziale pubblica, è quello che formalmente si chiamerebbe edilizia residenziale sociale, informalmente si viene spesso chiamata social housing. Social housing in realtà fa confusione, perché me lo correggerà forse Gianni Damotto, che io sappia, social housing in inglese vuol dire tutta un'altra cosa. Social housing è un termine più generico, che ricopre sia quello che noi chiamiamo edilizia residenziale pubblica, sia quello che chiamiamo edilizia residenziale sociale. Per cui social housing in realtà è abbastanza un controsenso per come lo usiamo in Italia. Dovremmo parlare di almeno di housing sociale, facendo una specie di forma strana, oppure di edilizia residenziale convenzionata. Abbiamo calcolato un pochino come OCIO, abbiamo cercato di fare la somma degli annunci, delle giunte che si sono succedute di recente, degli annunci di nuovi futuri alloggi in social housing, quello che dovrebbe fare l'edilizia residenziale convenzionata, è sostanzialmente colmare un po' quella lacuna che c'è fra l'edilizia residenziale pubblica, che, come forse abbiamo suggerito prima, non riesce a soddisfare i bisogni delle fasce più svantaggiate. L'ES cosiddetta dovrebbe colmare il vuoto tra quella fascia più svantaggiata e chi non riesce ad accedere al mercato, o forse al limite alle patitori territoriali. Vedete che i numeri delle promesse in questi anni, se ne sommassimo, sono molto alti. Quanto è stato realizzato è pochissimo, nel senso che si limita ai progetti viene spesso la ribalta dell'autorità per problemi di sfratti, anche in quel caso, perché gli inquilini che hanno vinto un bando di assegnazione di questa edilizia residenziale convenzionata poi si ritrovano a non riuscire a far fronte alle spese. Non pagano un affitto di mercato e non riescono a far fronte alle spese. Quindi vedete che a fronte di queste migliaia e migliaia e migliaia di abitazioni a canoni calmierati promesse, ne abbiamo meno di 100, un po' più di 100. Nel frattempo le aree, questo ho ripreso una slide della società Smartland, che fa un po' questa mappa delle aree di trasformazione della città, non a caso sono molte aree che fanno soprattutto gola a società immobiliari o che hanno progetti immobiliari, che a volte non sono alberghi, però potrebbero essere appartamenti di lusso, per i quali magari c'è un vincolo, no, a 5-10 anni di residenza, ma poi possono benissimo essere immessi sul mercato turistico, o quando non sono alberghi né appartamenti di lusso, sono co-working, co-living o quant'altro, che anche lì sicuramente servono alle cameriere, ai cuochi e quant'altro, di cui si è parlato prima. Ecco, e vengo a concludere semplicemente. Queste sono alcune delle copertine dei quaderni dell'osservatorio di casa che abbiamo digitalizzato. Adesso non sono sul nostro sito, perché non siamo tutti volontari, non riusciamo a stare dietro agli inviti e a tutto il resto. È scomparso, come dicevo prima, l'osservatorio casa, è stato cancellato anche COSES, di cui non si è, forse il nome non si è esplicitato oggi, ma implicitamente oggi è stato presente più volte. E noi nasciamo da questo alla fine, nasciamo da una serie di incontri che ha cercato di mettere insieme dati, di pubblicarli, di discuterne, proprio perché non ce l'hanno più, nel senso che il COSES per fortuna ancora ha una specie di sito fantasma su cui possono trovare alcune cose. Il sito dell'osservatorio casa semplicemente se sta scomparso, per cui noi abbiamo cercato di fare questo sforzo qua. Senza i dati, come si diceva prima, è difficile avere visione e anche parlare di politiche. E veniamo un pochino alle proposte, non andrò nello specifico. In termini di residenze si potrebbero fare tantissime cose. Noi come OCIO ci occupiamo soprattutto di, diciamo, tre dimensioni, tre aspetti che sono ancora una volta l'edilizia residenziale pubblica, nel senso che non c'è quella funzione, se manca quella funzione di, da un lato, di soddisfacimento di bisogni di una fascia di popolazione la cui domanda, una volta basta guardare i bandi, è quella popolazione c'è, vuole vivere a Venezia ed ha i bisogni che vengono fortemente disattesi. Non parlare delle fasce ancora più svantaggiate che neanche hanno le qualifiche e i requisiti per partecipare ai bandi. Ci occupiamo del cosiddetto social housing, ancora una volta forse sarebbe meglio parlare di edilizia residenziale convenzionata. Sicuramente si può investire, da quel punto di vista si può investire meglio, con i problemi che stanno incontrando soprattutto le famiglie, che per ora stanno ancora detto.
E il terzo aspetto ovviamente è quello di regolamentare le affittanze brevi, così detto, short term rental, in inglese, le affittanze brevi ad uso turistico. Da questo punto di vista sicuramente l'emendamento al cosiddetto decreto aiuti è un'opportunità che è ricota, però siccome non è un problema solo di Venezia, noi saremmo molto propensi per spingere con una proposta di legge nazionale a fare dopo una settimana che non siamo gli unici a chiedere, ma anche i sindaci di Bologna, di Milano, di Firenze, non Firenze ancora non si è espresso in modo espresso. L'aveva già detto prima, sì, no, però rispetto alla proposta questa non si è espresso. Gli hanno chiesto di esprimersi, probabilmente lo farà presto, credo. Ecco, mi fermerei qua, semplicemente non ho dettagliato le proposte, queste le ritrovate in un capitolo al catalogo al padiglione austriaco della Biennale di quest'anno, e comunque tutto quello che vi ho detto sostanzialmente riprende diversi contributi nelle fattispecie delle analisi da parte di Orazio e Berti che sono sul sito di Ocio, e cerchiamo di mettere pian piano tutto, tutto quello che facciamo di sopra. Grazie. Grazie a Remi che ci ha dato appunto una panoramica, il quadro di tutti i problemi che conosciamo, ma che non conoscevamo così in dettaglio, almeno io, e che credo che concretamente tra le proposte, lo dicevamo al convegno che citava prima di sabato scorso organizzato da Alta Tensione Abitativa a Venezia, che ovviamente il riferimento all'emendamento per la regolamentazione delle locazioni turistiche, è chiaro che non è che da solo riesce ad agire per ripopolare la città, ma è sicuramente un elemento assieme ad un mix di azioni che è necessario per cercare di regolamentare, non per evitare un fenomeno. Bisogna, come ha dimostrato la relazione di Silvia, agire anzitutto sulla base economica se vogliamo ripopolare la città, e anche prevedere degli incentivi per locazioni di lunga durata. Prima Remice citava quell'articolo di Salzano, no? Sugli interventi che si facevano, e qui appunto c'è Vincenzo Sabato che c'era la testimone, interventi che si facevano a favore della residenza e utilizzando i fondi della legge speciale. E io mi chiedo perché il Comune non lo fa adesso, potrebbe benissimo farlo destinando una parte appunto agli incentivi fiscali per chi favorisce locazione di lunga durata. Comunque io adesso abbiamo concluso la lunga maratona delle relazioni e degli interventi della mattina, abbiamo ancora un'oretta per gli interventi programmati, e se tutti fanno presto poi c'è spazio anche per altri. Quindi io comincerei con, vedo lì che ci ha seguito da stamattina, con Lucio Conto, dopo ci sono gli interventi programmati e dopo la partiamo, dopo se c'è spazio volentieri. Lucio, vieni intanto. Abbiamo, Sergio, forse non lo sapevi, c'era tutto il programma, una serie di interventi già programmati e poi compatibilmente col tempo. Posso dire anche il cognome, perché sono belli i nomi. No, te lo dicevo, Lucio Cons, della presentazione. No, mi capisco perché sono conosciutissimo in Venezia. Allora, sono Lucio Cons della Canottieri Giudecca, che è una delle 35 associazioni di yoga vela, adesso anche a motore, che si sono riunite nel 2019, anche a seguito di incidenti che si sono accorsi anche nel 2019, nel gruppo Insieme, con l'intento di riportare all'attenzione sia dell'amministrazione ma anche della cittadinanza i problemi del moto ondoso e comunque della gestione del traffico acqueo. Volevo ringraziare Nicola che ci ha invitati a questo incontro, o convegno, per l'attenzione che in questi 3 anni ha dedicato alle nostre proposte, che richiedevano di introdurre nella nuova legge speciale, di cui lui era il primo portavoce, anche le regole per gestire questi aspetti. Provo ad analizzare i 2 aspetti che, come soggetto attivo, ma che sono in ogni caso inerenti alla salvaguardia di Venezia, riteniamo sia necessario regolamentare all'interno di una nuova legge speciale, che sono le emissioni in atmosfera e il moto ondoso. Ovviamente noi andiamo in acqua, proviamo, quindi siamo legati a questi 2 aspetti. Sono problemi che da 50 anni non vengono presi in carico.
Partiamo dalle emissioni in atmosfera. La prima legge speciale, che aveva anche in mente la salvaguardia, aveva imposto l'uso di combustibili gassosi e di elettricità per gli impianti termici ed industriali nel centro storico e nelle stuarie. Cioè aveva vietato l'uso di gasolio, legna, eccetera, eccetera. Questo per proteggere la protezione dei marmi, che a causa del particolato emesso dalle piogge acide si trasformavano in gesso gessato. L'inserimento della legge forse era anche dovuto a una campagna di stampa portata avanti da Montanelli ed altri che avevano un po' messo in vista il proprio problema. La stessa legge però prevedeva, quindi quella da cui stiamo parlando adesso, che il governo emanasse entro due anni norme per definire le caratteristiche dei motori dei natanti e i requisiti necessari per limitare le emanazioni inquinanti degli stessi. Sono passati 50 anni, non abbiamo visto nulla. Negli anni 70 l'Unione Europea emana anche le prime direttive sul controllo delle emissioni riferite però alla salute, ai polmoni nostri. Anche in questo caso le normative non sono state applicate alla specificità di Venezia. Nel senso che la direttiva parlava di veicoli, il recepimento è stato per autoveicoli. La legge, infatti non abbiamo centraline, non abbiamo giornate ecologiche, non abbiamo. La legge speciale ha perso negli anni la sua propensione, secondo noi, alla salvaguardia, diventando un salva danaro. Sempre salva è, ma un po' diverso. Scusate. La traccia ce l'ho, non sono molto abituato a parlare, per dare il senso della enorme trasformazione che ha avuto il parco dei natanti nella laguna di Veneta a motore, abbiamo due stime fatte nel 1936 e nel 1961, sempre i famosi quaderni di Isola perché non si trovano nulla in giro. Nel 1936 avevamo 1.3 barche a motore ogni 1000 abitanti. Nel 1961 23.5 barche a motore ogni 1000 abitanti. Abbiamo fatto noi una stima nel 2021 perché non abbiamo una banca dati che monitori quante barche a motore ci sono, che tipo di motori c'è. Le macchine della Fermani, il Prato, barche a motore hanno 3000 cose che non si fanno da loro e non vengono più usate. Abbiamo fatto una stima comunque in modo fatta per difetto, non abbiamo voluto esagerare. Attualmente il numero di barche ogni 1000 abitanti è di 890 barche a motore per 1000 abitanti, quasi 1 a 1. Da questa valutazione credo non sia inopportuno dire che la situazione sia fuori controllo. Per gli autoveicoli vengono definite per legge le emissioni in rapporto alle varie componenti degli inquinanti emessi, famose sigle Euro 1, Euro 6, Euro 7. E inoltre c'è l'obbligo della revisione del veicolo ogni 2 anni e per il camion ogni anno. Per i natanti non c'è nulla di tutto ciò. Vale solo per i natanti, valgono le leggi internazionali, soprattutto per le navi, dove è normata solo la quantità di veicolo contenuta nel carburante. Dal 2020 c'è la nuova. Le nuove leggi che sono più restrittive rispetto al passato. Comunque la quantità di zolfo è 500 volte più alta di quello che c'è nel carburante dell'auto. Fino al 2020 era 3500 volte più alta. E teniamo conto che a Venezia lo zolfo è stato tolto per la salvaguardia dei marmi. Però in 50 anni le navi sono tenute. Riteniamo quindi che aspettando una completa decarbonizzazione, perché questo è il trend che dovremmo avere sempre per dire gli effetti della CO2, vengano previsti per i motori circolanti in laguna gli stessi limiti di emissione e i tempi di revisione previsti per gli autoveicoli, perché riteniamo che i polmoni dei veneziani non siano diversi dai polmoni degli abitanti caratteri. Andrebbe anche analizzata criticamente e se necessario regolamentata la possibilità che gli organismi internazionali di gestione, questo vale per le navi, di continuare a usare carburanti più inquinanti a fronte del fatto che mettono dei filtri di filtraggio degli esauti.
E questi rifiuti possono essere o chiusi, e quindi vai al porto e scarichi quello che hai prodotto come rifiuto, o aperti, cioè scaricano in acqua. Il porto di Singapore ha vietato che ciò avvenga nelle sue acque portuali. Da noi non mi risulta che sia stato nulla, e la laguna è un casino. Veniamo al secondo punto, il moto ondoso, che ci più alto. La prima buca lunga è stata fatta nel 1975, quindi 48 anni fa. Quindi è un problema che è nato dopo la nascita della... e quindi è per questo forse che non c'era la spinta per regolamentare all'epoca. Comunque, con l'aumento delle imbarcazioni circolanti in laguna, che di fatto è fortemente legato ai flussi turistici, se non possiamo dire che il movimento delle barche 90% è per turismo, legato indotto e non indotto. Navigano imbarcazioni che, anche rispettando i limiti di legge sulla velocità, producono onde che sono fuori strada, perché gli scafi che navigano in laguna non hanno nulla a che vedere con la laguna. E questo vale anche per le imbarcazioni adibite sia al servizio pubblico di linea che non di linea. I controlli sappiamo che non ci sono, se non ogni tanto la onda zero, comunque in zone molto limitate, che serve solo a far bucare in onda lieve, che quindi si ha. La commissione per lo studio del moto ondoso, che era stata promossa nel 1904 dall'assessorato ai trasporti, ha affermato nella sua relazione finale che la commissione ritiene che il moto ondoso provocato dal traffico motore debba essere considerato autentico problema di salvaguardia salvaguardia fisica della città, e aveva fatto tante proposte su come regolamentare. Tutte queste proposte sono state archiviate nei cassetti. Di questa documentazione non c'è traccia sul sito del comune. Eppure aveva fatto delle belle analisi su 25 tipologie di scafi che erano in uso all'epoca, fatte con Toppi, Taxi, CTV, Amiot, di tutte. Aveva analizzato le altezze d'onda che queste barche provocavano alle varie velocità. È importante vedere che per la massima velocità questa tipologia di barca provocava onde di 13 cm, meglio giovani di allora, con un massimo di 50, comunque una media di 36. Adesso ci sono barche che provocano onde anche di un metro, forse anche di più, perché le scafide vengono da mare, non sono da laguna. Con le tecnologie dell'epoca, parliamo di 30 anni fa, l'unico controllo era la velocità, perché non c'era modo di controllare. Però non aver legato alla velocità anche le altezze d'onda massime previsti per i linee della laguna ha comportato che siano state costruite e abilitate a navigare natanti che negli anni hanno prodotto lo stesso maremoto con onde di 100, anche di 100 cm. Di fatto, con le norme attuali, basta rispettare la velocità indipendentemente dall'onda che produce. Però non è la velocità che distrugge le rive, le sponde, i canali, le fondazioni, ma è l'onda. Per la salvaguardia, secondo noi, è indispensabile definire per ogni tipologia di canale l'altezza massima d'onda ammissibile, in funzione di non creare danni a quel canale, e definire altresì per ogni imbarcazione la velocità con cui viene prodotta l'onda limite per ogni tipologia di canale. Cioè, in questo modo, con il controllo da remoto, sempre misurando la velocità, perché l'onda ancora non abbiamo strumentazioni per farlo, ma misurando la velocità del natante, ma correlandola al limite che la stessa imbarcazione deve rispettare in quel canale, si riesce a fare un controllo. Faccio un'altra valutazione, questo è un discorso di salvaguardia, credo che non sia pretestuoso. Nel decreto legislativo del codice della nautica da diporto viene specificato che le imbarcazioni da diporto devono essere abilitate alla navigazione in acque protette rispettando determinate regole, classe di progettazione, cioè devono essere in grado di navigare con vento fino a porta 4 e altezza significativa dell'onda di 30 cm. Credo che ai fini della sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della laguna si deve arrivare al più presto a garantire che le barche che navigano nelle acque protette della laguna producano onde di altezza inferiore ai 30 cm.
e che se ciò non avvenisse si accetterebbe di fatto che le onde prodotte dall'uomo, i 30 centimetri sono prodotti da effetti naturali, che le onde prodotte dall'uomo trasformino la Luna in un braccio di mare. Penso che questa deriva distruttiva mal si sposerebbe con la salvaguardia di un sito riconosciuto dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. Risulta quindi improcrastinabile, vediamo quindi i lavori che si possono fare, avviare ricerche di studi di nuove terrene e sistemi propulsivi da introdurre in un ragionevole lasso di tempo. Finisco. Pensiamo che in questo momento storico, con tra PNRR, Agenzia della Laguna, Venezia Capitale e la Sostenibilità, sia un momento propizio e forse irripetibile per emanare finalmente una nuova legge speciale che, oltre a finanziare le opere di manutenzione e di ripristino, ritorni a considerare anche la specificità di Venezia, introducendo regole, linee guida e direttive ai fini della salvaguardia. Scusate se ho detto una vita. Grazie a tutti, forse che con anche proposte molto concrete sul tema molto ondoso. Vi prego sempre di stare stretti perché altrimenti non riusciamo a parlare tutti. Adesso darei la parola ad Anna Forte che ci segue da stamattina, che è portavoce dell'associazione del Parco di San Giuliano, che insomma è la dimostrazione come la legge speciale non sia interessi non solo Venezia ma tutto il territorio. Grazie Nicola. Perché parlare del Parco di San Giuliano? In 5 minuti cerco di spiegare l'approccio che vogliamo dare al nostro intervento di oggi. Allora, credo che la questione del parco sia conosciuta, un intervento che viene fatto dopo un lungo dibattito dagli anni 50 fino agli anni 90, quando dopo un concorso internazionale il Comune di Venezia ha vinto dall'architetto Di Mambro, e voi vedete adesso il progetto appunto Di Mambro, del 1996 il Consiglio Comunale lo approva. È un intervento importante perché è un intervento sostanzialmente di disinquinamento della laguna, cioè attua quello che appunto era in quel momento il dibattito in città, nasce in ambienti, stamattina Giuseppe Sacca ha ricordato un attimo quello che era il dibattito a Venezia, la legge speciale, il Partito Repubblicano molto impegnato, e Gaetano Dozzetto sicuramente assieme al sindaco Casellati capabilmente lo vuole, e quindi viene approvato, ma ha un iter di realizzazione molto difficile fin dall'inizio. Perché è interessante? Interessante perché viene fatto sostanzialmente con due strumenti economici, uno della legge speciale appunto che lo finanzia per circa 12 milioni e l'altro quello del primo progetto di, lo vediamo nella seconda stesura da parte del Comune, viene realizzato poi con i soldi del primo progetto PIC, progetto di interesse comunitario, Urban Primo, che appunto si pone l'obiettivo di rigenerare territori degradati, metropolitani degradati. Quindi a Venezia si sceglie Maghera e San Giuliano, in quanto in quegli anni di abbandono, dopo che con la variante del 69 redatta da Stefano Boato si era deciso che lì sarebbe stato fatto area verde, era rimasto in abbandono, quindi un territorio frutto di speculazione, abusivismo e gli industriali sostanzialmente scaricavano i fosfogessi e c'era una stazione di travaso. Velocemente andiamo avanti, nel 2004, dopo un iter abbastanza difficile, problemi processuali, un cantiere bloccato per erano stati trovati dei residui di amianto, di cemento, eccetera, un processo in atto, eccetera, nel 2004 viene finalmente consegnato alla città. Perché è importante? Lo vediamo qui adesso. Perché è un ambito che interessa 700 ettari,
di questi sono stati realizzati e consegnati alla città solo 70 e circa 200 ettari sono di acque, cioè di tutela delle acque. Quindi è un parco che aveva, nasce con degli fini molto ambiziosi, non solo quello di ristabilire, quindi di recuperare, e per farlo dal punto di vista ingegneristico sono stati trovati degli accorgimenti molto al tempo molto innovativi, anche premiati sia come arredo urbano sia come è stato definito l'atto più coraggioso che il Comune di Venezia abbia realizzato nell'ultimo secolo. E quindi diciamo uno suolo di ingegneri all'opera, è stato seguito dall'ingegner Vento del Comune di Venezia, e ha regalato alla città diciamo la punta, la parte centrale, quella che vediamo. Aveva uno scopo anche, qui lo vediamo in un'immagine che serve a comprendere come assieme al bosco di Venezia, di Mestre, il bosco di Mestre, cercasse di limitare poi lo sviluppo della città e la speculazione e lo sfruttamento diciamo della gronda lagunare che a quel tempo era ormai ovunque. Si salva quindi questo frammento, lo si collega con una serie di corridoi verdi che li vediamo nell'asta lungo praticamente il parco Zorzetto, si chiama adesso, e le vie d'acqua, si innestano in una rete verde che aveva questo scopo. Dal punto di vista naturalistico, interconnettendosi con il, come si chiama, il bosco di Mestre, aveva anche una valenza importante per il microclima, per la rinaturalizzazione dei luoghi, eccetera, eccetera. Vado veloce perché il tempo è molto poco, ma interessa invece oggi di più dire che nasce in un momento nel quale sono nel 1996, nel 92 ricordiamoci c'è la conferenza per l'ambiente a Rio de Janeiro, per la prima volta viene codificato il problema del cambiamento climatico e del lo sviluppo sostenibile. La prima volta ecco perché poi la comunità europea recepisce con i programmi di rigenerazione urbana, eccetera. Quindi un momento dal punto di vista culturale molto innovativo, di presa di coscienza di un problema, un'amministrazione decisamente molto accorta, lungimirante, un investimento economico incredibile perché sono stati 50 milioni all'ora, non era poco, voglio dire, e ad oggi l'investimento è aumentato. Che cosa succede? Ecco, la nostra riflessione è questa. Come un intervento di salvaguardia di questo tipo può improvvisamente essere messo in discussione e a repentaglio? Perché è quello che sta succedendo oggi. Con il calare dei finanziamenti della legge speciale, l'abbiamo visto stamattina, il dottor Sabato ci ha spiegato appunto, i soldi non c'erano più, tra l'altro ricordiamo il casinò che era un'altra delle fonti di approvvigionamento, era, non dà più ciò che si sperava potesse servire, quindi la progettazione, la realizzazione del parco langue, si blocca. Di fatto non vengono mai presi in carico i passi successivi per poter realizzare fino in fondo questo progetto. Si aprono anche a questo punto, proprio perché il tempo passa, si aprono anche delle questioni legali fra l'interesse prevalente della comunità che vede nel Parco di San Giuliano una un risarcimento di quello che è stato il sacco della città di Mestre degli anni 60 e 70 e invece interessi diciamo particolari di una serie di operatori che lungo l'asta di San Giuliano vivono e si lavorano in una condizione di, però abusivismo. Quindi noi come associazione, ma anche altre associazioni ambientaliste, la nostra, WWF, eccetera, presentiamo il corso al TAR, andiamo avanti, facciamo la nostra battaglia per dire no, lì l'interesse è prevalente, l'interesse del bene comune, dobbiamo realizzare il parco, le cose languono, il TAR si presenta nel 2016 e ci dice sì, avete ragione, lì non c'era
non c'è la possibilità di poter ospitare altro se non un parco, perché questo lo dice la norma urbanistica, eccetera, eccetera. Che cosa succede? Succede che oggi abbiamo un momento, dopo quindi 10 anni di sospensione delle condizioni diciamo legislative che apparentemente dovrebbero renderci felici, ci troviamo di fronte invece a uno dei problemi che stamattina sono stati messi in luce, che è quello di come una governance è in grado di operare all'interno di una comunità cercando di portare a termine questo progetto. Una governance che non è fatta solo dall'amministrazione, ma che è fatta anche da tutti quei soggetti che dovrebbero concorrere in una comunità, diciamo, matura per ottenere questo parco. Invece la città di Mestre, tutto sommato, è sorda, Venezia non ne parliamo, non sa neanche di avere questo parco, non sa neanche a cosa serve questo parco. Allora, noi, ma non vorrei parlare di questo oggi, noi come associazione continuiamo la nostra battaglia di fronte a un progetto, quello dell'amministrazione questa dalla punta, come era stata immaginata dal progetto di Mambro, e questa è la zona oggi che è atto proprio di un grosso momento di ristrutturazione da parte di riqualificazione da parte dell'amministrazione con il polo nautico nel disegno di Mambro, mentre nella realtà, anche questa è la camminata che di Mambro aveva ipotizzato dal centro città fino alla punta, sono suggestioni per farvi capire, queste sono le zone umide, da una breve panoramica, la zona umida del laghetto che è stato il centro di una grande querella qualche estate fa perché si era prosciugato per un danno mai diciamo gestito dall'amministrazione, è una zona umida importante perché è stata rinaturalizzata e di conseguenza era ricca di biodiversità. E arriviamo ai giorni nostri, alla presenza, un parco molto frequentato, ecco, arriviamo ai giorni nostri. Questo è il progetto del master plan presentato dall'amministrazione Bugnaro, che invece che cosa fa? Ricolloca all'interno di questo territorio le ditte, quindi un sistema produttivo con un alaggio lungo il canale di San Giuliano, dove voi lo vedete, e una serie di altri interventi per circa 80 milioni di euro, così nella scansione. Allora, non è un progetto tutto da rigettare. Tutt'altro, ci sono degli aspetti positivi che noi condividiamo sicuramente. I più importanti sono sicuramente il fatto che si pensi finalmente di arrivare all'allargamento del parco, della sua realizzazione completa, fino al Passo Campalto. Quindi c'è un accordo anche con l'ex magistrato alle acque, il provveditore alle opere pubbliche, per appunto rimettere a posto e riqualificare tutta l'asta del canale del Mar Zenego. I lavori sono già iniziati, adesso stanno rimettendo a posto la chiusa delle rotte. Sono stati fatti importanti completamenti di quella rete delle piste ciclabili sempre sull'asta, e quindi riteniamo tutto questo assolutamente positivo. Ciò che di negativo c'è però è che questo parco è stato messo all'interno della progettualità del comune della città metropolitana e all'interno di una gestione della mobilità detta sostenibile, cioè il PUMS che in questi giorni è in discussione, come hub di trasporto merci. Quindi a San Giuliano, lo vediamo meglio nel particolare centro polo nautico appena consegnato, ecco, siamo qua al terminal, quindi il parco di San Giuliano nelle
mantenimento della città metropolitana, ma anche nei documenti preliminari al punto del Consiglio Comunale, diventa un posto dove porteremo i turisti attraverso base, vedete, di gran turismo, riporteremo ma riporteremo anche le merci, perché è stato dato anche un incarico di progettazione per appunto integrare un terminal passeggeri con il terminal merci dell'insediamento dei trasportatori che sono riuniti nel consorzio trasportatori San Giuliano. Allora la domanda è: come può una comunità tornare indietro in questo modo? Cioè, quali sono gli elementi di controllo che dovrebbero poter avere in una progettualità di questo tipo, che era stata voluta all'unanimità dal Consiglio Comunale di Venezia? Come può la cittadinanza lavorare per riacquisire questo bene comune? Cioè, c'è la necessità anche di interrogarsi come un territorio di questo tipo può avere, che tipo di coinvolgimento da parte delle amministrazioni c'è della cittadinanza. In questo momento non vi è stato nulla. Nel futuro poi abbiamo altri problemi. Ammesso non concesso che riusciamo a vincere la nostra battaglia, che riusciamo a riportare San Giuliano, sì, chiudo, come potremo continuare a mantenere? Cioè, quali fonti di finanziamento ci permetteranno nel futuro di poter mantenere questo luogo che altrimenti rischia di tornare alla situazione di degrado? Ecco perché noi siamo favorevoli ovviamente a un rifinanziamento della legge, perché è una delle uniche fonti alle quali la comunità potrà accedere, altrimenti bisognerà fare come sempre al parco, quindi con un accordo pubblico e privato. Adesso chiederei a Giovanni Montanaro, che conoscete, scrittore, osservatore, diciamo persona innamorata di Venezia, che ci dà la sua visione. Moltissimi, grazie per l'invito e anche, diciamo, sperando che ci siano altre occasioni, perché mi sembra che i temi siano moltissimi e gli spunti anche, insomma, quello che mi pare decisivo di appuntamenti come questi è proprio la rivitalizzazione di una comunità, che poi è il tema per cui tutto, a cui tutto è ancillare successivamente, no? Allora, volevo dire molto rapidamente questo, anche per dare spazio poi agli altri. Effettivamente, visto da un certo punto di vista, se leggiamo questi 50 anni, non sono stati 50 anni di successo. Il dato sulle professioni richieste a Venezia è evidentemente, potrebbe mandare a casa con un grandissimo dolore, così come la percezione generale che meno gli investimenti economici che sono arrivati così copiosi siano stati destinati nel modo più corretto. Quindi la città esiste ancora, dall'altra parte è una città in forte crisi, più di altre città. Non tutte le città sono peggiorate in questo paese negli ultimi 50 anni, Venezia probabilmente è in questa fase. Dall'altra parte è un momento probabilmente di svolta, un momento di svolta nel quale ci sono una serie di elementi enormemente positivi. Il primo è realisticamente l'esistenza di questa comunità che oggi in parte si manifesta, che comunque continua a manifestarsi. Su Venezia si pensa, su Venezia si riflette, su Venezia si continua a cercare un futuro. Dall'altra probabilmente c'è anche una tematica più ampia di Venezia. Venezia è unica, è speciale, ha diritto a una legge speciale, ma la sfida delle città probabilmente è una sfida in cui Venezia si inserisce in un contesto più ampio di Venezia stessa. Cosa servono le città? Cosa vuol dire avere una città? Cosa vuol dire vivere una città? Quali sono i servizi che deve garantire una città? Non è un tema solo veneziano, ed è un tema sul quale realisticamente Venezia potrà trovare o sta trovando alleanze, anche avendo presente una questione molto specifica, che, come è stata anche questa mattina ben sviscerata, ha a che fare fortemente con l'impatto dell'elemento normativo, no?
siamo un paese che sta andando verso regioni sempre più potenti, questo non è necessariamente un bene per le città, c'è un contrasto forte da un punto di vista normativo, le leggi regionali sul turismo per Venezia sono un grande problema. Quindi quello che mi interessa, diciamo, di quello che è stato detto oggi, e sono state dette molte cose, è, come dire, che sembrano sempre più evidenti e più sensibili i punti di intervento per portare a un cambiamento vero e importante. Punti di intervento che sono di natura fiscale, di natura normativa, e mi pare che contesti come questi debbano poi portare anche a delle sintesi di quello che dico anche a Nicola, no? Cioè bisogna arrivare, come dire, ad avere molto chiare alcune idee. Detto questo, proprio per andare veloce, però non avendo un tema specifico, diciamo, del mio intervento, mi piaceva ragionare un attimo sulle parole, visto che comunque oltre a fare l'avvocato faccio anche lo scrittore, perché si diceva qual è il tema del racconto di Venezia e secondo me è fondamentale qual è la percezione che noi abbiamo di questa città, cioè abbiamo la percezione di questa come una città da salvare o abbiamo la percezione di questa come una città da sviluppare? Abbiamo la percezione di questa città come una città del passato o abbiamo la percezione di questa città come una città del futuro? Questo è il grande tema, secondo me, che in questo momento ancora non è chiaro. Leggendo velocemente la storia di Venezia, che è più grande di noi, è chiaro che però negli anni 60... come dire, ci fu quel convegno famoso della Cini, il problema di Venezia, e la legge speciale parla di salvaguardia, no? Un termine militare che nel Novecento diventa un termine di resistenza. Quindi noi oggi abbiamo vissuto 50 anni con questa parola d'ordine, no? Che non è che dobbiamo superare, ma che secondo me va messa a tema. Cioè ci ha fatto bene parlare per 50 anni di salvaguardia? È chiaro che sì, non stiamo dicendo gli enormi vantaggi che abbiamo ricevuto dalla legge speciale, e ripeto, sarebbe interessante ampliare nel dettaglio di cosa è successo qui e lì, eccetera. Però la percezione che abbiamo noi, no? Non è una percezione, siamo noi i primi che non portiamo la percezione di voler portare questa città dal punto A al punto B, di volerla sviluppare. Cioè, quale sarà la parola dei prossimi 50 anni per questa città? Che è la parola che poi ha a che fare con gli scrittori, ma ha molto a che fare con la legge. Cioè, quello che è scritto nelle leggi, no? Più delle volte è scritto un po' a caso, ma non sempre è scritto totalmente a caso. Quindi, nel momento in cui noi abbiamo preso quella paura nel 66 enorme, abbiamo dovuto reagire dicendo intanto proteggiamoci, ed è stato un meccanismo corretto da tanti punti di vista. Oggi credo che un lavoro sarebbe, non solo per gli ottimi testi che sono già elaborati, ma un lavoro sarebbe enormemente quello di capire qual è la parola d'ordine nei prossimi 50 anni, qual è il coraggio che... il coraggio non è che mi piace molto di questa città, però qual è il, diciamo, il punto di partenza o di sviluppo che si può dare. Potrei fermarmi qui, è meglio anche perché appunto gli interventi più sono rapidi meglio è. Credo che il lavoro da fare sia molto e parta esattamente da questo. Dall'altra parte dico solo l'ultima cosa. Rendiamoci conto che siamo in una situazione paradossale. Quello che io ricordo sempre è che quando si va in giro in Italia, si parla del 66, tutti si ricordano Firenze e pochi si ricordano Venezia. Perché? Perché all'epoca successero tante cose, insomma, non è inutile fare la gerarchia delle tragedie. Però oggi Venezia vive un paradosso profondissimo. Venezia intesa ovviamente come un'area anche un po' più vasta, perché forse si parla un poco di Mestre oggi. E il paradosso profondissimo è che Venezia non ha mai avuto nella storia, probabilmente forse nel 500 sì, ma insomma, negli ultimi 100 anni, questa capacità evocativa totale. Cioè Venezia oggi rappresenta dal punto di vista simbolico sempre di più ogni anno che passa. Cioè una delle cose che in questi 50 anni è enormemente cresciuta rispetto a Venezia è il significato di Venezia. Venezia è per tutti un luogo di frontiera, Venezia è probabilmente per tutta la nostra civiltà, per usare un termine un po' complesso, ma insomma, si può usare, la sfida di conservazione, la sfida dell'ambiente, la sfida del futuro. Il fatto che questo enorme cabotaggio siamo un po' incapaci a gestirlo per un progetto di sviluppo normale della città
perché io sono contentissimo se ci sono gli operatori dei musei, però c'è un tema di professioni, c'è un tema di banche, c'è un tema, come dire, anche di normalità, no? Penso possa essere interessante, però ripeto, è mettere a fuoco veramente. Io vorrei passare dalla salvaguardia a un'altra parola che non ho, ma che insomma si può anche cercare insieme. Grazie, grazie per le tante suggestioni del tuo intervento sulle parole, appunto, su cui non sono solamente parole con le quali ragionare, ma anche diventano obiettivi, no, rispetto al lavoro di stamattina. Adesso dai la parola a Paola Marini, che ci ha raggiunta da Venezia, che è presidente del Comitato Internazionale dell'Associazione, l'associazione che ci spiegherà bene, e che da anni svolge un ruolo fondamentale per la città, proprio per quello che dirò meglio poi, se avrò un attimo di tempo, sulla necessità appunto di coinvolgere tutti le varie soggetti, tutte le varie articolazioni della città per costruire, a proposito della parola, un'agenda delle cose da fare. Allora, intanto ringrazio Nicola Pellicani sia per questo invito e sia per il lavoro e l'impegno di tutti questi anni a tanti livelli, il lavoro che ho veramente apprezzato. Sono il presidente dell'associazione che unisce dal 1993 26 in questo momento, ma l'anno scorso erano 27, speriamo che l'anno prossimo siano un altro numero ancora, perché vuol dire che c'è vivacità, comitati privati internazionali per la salvaguardia, perché ovviamente il nome è quello che si legava all'elemento catastrofico che ha generato anche la legge speciale, quindi comitati privati e legge speciale sono legati da questo momento. Devo anche dirvi perché ho accettato questo lavoro di volontariato appena andata in pensione dalla direzione delle gallerie dell'Accademia di Venezia, perché avevo condiviso la visione, la riforma del ministero di Dario Franceschini, che da tanti funzionari all'interno dei musei non era stata apprezzata, ma che a me sembrava avesse degli elementi di validità, e mi ero candidata e sono arrivata da Verona, da Bassano del Grappa, da dove avevo lavorato per tanti anni, alla direzione delle gallerie dell'Accademia nel novembre del 2015, e devo dirvi che ho trovato una situazione di carenza tale, ma così enormemente come enorme, che se non avessi avuto i comitati privati non avrei potuto fare quasi nulla. Quindi da utente, da destinatario, ho apprezzato questo lavoro, ed è per quello che, giunto alla mia pensione, ho accettato questo incarico di, non so, rappresentante, non vorrei neanche dire coordinamento. I comitati privati hanno una spiccata individualità, ciascuno ha la sua originalità, sono molto diversi l'uno dall'altro, certo non possono essere coordinati, ma forse in alcune occasioni rappresentati, stimolati, interrogati, vedremo quali aggettivi si possono usare. Dunque, la presenza stessa di un numero così elevato si lega a quello che ha detto Giovanni Montanaro, alla specificità di Venezia, cioè è rarissimo che in un luogo delle entità siano rimaste così tese, così in tensione e così attive per tanti anni, in un quadro che poi è andato cambiando, e questo ha fatto sì che caratterizzasse veramente questa città, a differenza ad esempio di Firenze, che invece è caratterizzata dai Friends of Florence, generosissimi, ma piuttosto dall'insegnamento di tante università, sedi universitari, che anche a Venezia ci sono, ma non nella stessa maniera. Quindi abbiamo queste due realtà. Tengo a dire che i comitati non fanno solo restauri, anche se nella percezione, però è bene che facciano restauri, perché se abbiamo detto che la legge speciale e tanti altri interventi hanno riguardato l'ambiente, il territorio, la residenzialità, eccetera, eccetera, questo caro patrimonio artistico che connota così tanto la qualità della nostra vita
e anche della nostra immagine, è bene che abbia qualcuno che lo cura. Ma certamente, insieme ovviamente al nostro Stato che è intervenuto, che continua a intervenire. Ma insieme a questo fanno anche ricerca, formazione, valorizzazione, divulgazione, come Genda Mosto ci insegna, anche il combattimento armato, con un legame con la comunità veneziana che mi sembra un punto molto delicato, perché nonostante questo impegno non vengono percepiti come parte di questa comunità, a cui invece ritengo che appartengano a pieno titolo. Sono forse una buffer zone della popolazione, sono forse una fascia, diciamo, intermedia tra la popolazione residente e coloro che godono e friscono la città. Bisogna individuare uno status, in qualche modo, mentale di tutti coloro. A me ha colpito moltissimo quando, appena nominata, sono stata chiamata a Londra, chiamata a fare una bella conferenza alla Royal Academy, e dopo una cena questi membri del comitato inglese facevano name dropping con i nomi dei sacrestani delle chiese veneziane, ancora ce ne sono alcuni, e con i nomi delle funzionari delle soprintendenze. Per loro esprimere uno status di venezianità significava spendere dei nomi di persone che curano il patrimonio, i beni della nostra città e di cui attraverso i nomi volevano dimostrare una consuetudine e una conoscenza. Ora, questo lavoro è un lavoro che ha unito cura materiale di beni materiali e immateriali e di partecipazione consapevole di una comunità. È comunque una comunità, non sarà una comunità residente, ma è comunque una comunità viva da 50 anni. I loro interventi hanno reso di fatto Venezia una città laboratorio, a cui lo prospettivo dello sviluppo della città campus potrà e dovrà dare ulteriore forza. Cioè, a me ha sempre stupito che i due principali istituti di restauro in Italia siano l'Istituto Centrale di Restauro e l'Opificio delle Pietre Dura, e non ci sia un corrispondente a Venezia che invece è nella sua stessa materia vivente, corpo vivente, un test straordinario dal punto di vista dell'evoluzione del restauro, anche in quella prospettiva di cambiamento climatico che ha fatto aderire i comitati da subito al Climate Heritage Network, che abbina proprio le due prospettive, quella dell'heritage, del patrimonio culturale, e quello dei cambiamenti climatici. Interventi come quelli di su Santa Maria dei Miracoli, quando Mario Piana, giovanissimo, ha smontato le lastre di rivestimento della chiesa e che poi si sono rivelati validi anche dopo l'Acqua Granda del 2019 per i mosaici di San Marco, o la stessa figura di Mario Piana, prima funzionario della soprintendenza, poi professore universitario e poi proto di San Marco, dimostrano che esiste una specificità in questo campo che secondo me potrebbe essere ulteriormente sviluppata. Ma vorrei anche dire che accanto al restauro, alla formazione, alla valorizzazione e a tutte le altre cose, i comitati hanno cercato in questi anni, devo dire anche sotto la mia presidenza, con risultati che non sono ancora evidentissimi, ma che spero lo diventino di più in passato, di aprirsi più chiaramente a temi come l'appello di Venezia per una nuova cultura urbana, che si interroga proprio sul tema del turismo nelle città d'arte e che è stato dibattuto in un grande convegno fatto con Europa Nostra alla Fondazione Cini nel 21 e che si è manifestato quest'anno ad esempio in Open Your Art, un'iniziativa di formazione e accoglienza per rifugiati a partire dai rifugiati ucraini, anche alla presenza di comitati che come We Are Here Venice e SUMUS non sono il comitato che si occupa per forza solo, che non è poco, del restauro della Madonna dell'Orto di San Stae o dell'Assunta di Tiziano ai Frari, ma che cerca di avere una visione più ampia e condivisa, condivisa della città. Quindi questo interesse tuttavia non è mai mancato, ma vorrei
che si potesse sviluppare anche in passato, sicuramente si svilupperò. Si svilupperà. Ecco, io mi domando però anche perché questa realtà dei comitati privati, cioè qua, ho detto qualcosa che mi va. Passato futuro, passato, passato futuro. Abbiamo capito però. Vabbè. Vorrei, sicuramente la nostra non, comunque non è una visione rivolta al passato, anche se lo amiamo molto, è quella la nostra forza, no, non si può, non si può dire. Quindi io penso che noi tutti avremmo da guadagnare da un rinnovo della legge, di una legge speciale che naturalmente tenesse conto delle istanze ambientali e sociali di oggi e che correggesse quelli che sono stati i limiti e le deviazioni che abbiamo visto e che dia un quadro dove anche i privati come noi possano avere una loro dignità e continuare il loro lavoro che peraltro non, cosa che non hanno mai interrotto di fare, con un apprezzamento che, lo dico da esterna, forse potrebbe essere anche talvolta maggiore. Grazie. Grazie a Paola. Abbiamo mezz'oretta adesso, mi guarda. Il professor Luca Zan, dell'Università di Bologna, grande esperto dell'arsenale di Venezia. Sì, grazie. Grazie, sì, oggi non parlo di arsenale, velocemente parlo di un'iniziativa che abbiamo fatto con gli amici Mancuso e Michelli a Bologna, un seminario su storia, sviluppo e sostenibilità, il caso di Venezia. Non l'abbiamo fatto a Venezia perché non interessava a nessuno, a capire questo. Allora, attenzione, è stato un anticipato. Molto bello, cioè sono stati 3 anni di workshop tra esperti, avevamo 26 ospiti su 30 ore, bellissimo, in cui ho imparato molto, c'erano anche 2 o 3 ospiti, devo dire, ho imparato moltissimo. Primo, come è terribile, come si dimentichi, cioè voglio dire, quante delle cose che diciamo oggi sono già state dette, cioè è veramente vedere i libri passano dopo 15 anni non li legge più nessuno e tu vai a ripercorrere, di proporre dibattiti, di costruire cose che c'erano già. A Venezia si dimentica. Nel resto d'Italia, io ho casa a Murano, sono Zambaro Verdi, no, sono figlio di genitori muranesi, però sono all'Università di Bologna. A Bologna mi sono dovuto abbonare a Venezia Nuova Digitale perché non si sente nulla fuori di Venezia su Venezia. Ogni tanto qualche scandalo in più, la Mimosa ha dato una buona possibilità, qualche acqua alta in più ogni tanto, la Biennale con i suoi comunicati, i suoi progetti, del resto non si sente nulla, non c'è nulla a Venezia, di Venezia fuori di Venezia. Credo che questo sia un problema enorme, infatti ne parlavamo con Pellicani, come fa il potere, il governo centrale a capire, come fanno generazioni nuove di parlamentari a capire di cosa si sta parlando. C'è un problema di complessità di queste cose di cui stiamo dicendo, che semplicemente raccontarle è così difficile, è impossibile. È impossibile che un giornalista ti segua e non scriva banalità spesso. No? Quasi. È molto facile che succeda. Allora, quindi su questo abbiamo lavorato molto, tra l'altro faccio pubblicità, stiamo facendo un libro veramente molto bello, con Polmurino, perché siamo di Bologna, peccato, però molto interessante questi 3 anni di dibattiti, tra noi qualche studente che passava di lì con problemi troppo complessi perché potesse seguirli, eravamo noi che ci parlavamo addosso. In particolare una cosa che ho imparato, che ho seguito, su cui sto lavorando anche ad altri livelli, è un focus su UNESCO. Allora, UNESCO a Venezia non lo ama nessuno, o perché crea problemi o perché non ne crea abbastanza. Esatto. Allora, UNESCO, la soluzione finale per ora della non messa di Venezia nelle siti in danger è una cosa semplicemente scandalosa, vergognosa, che fa vergognare tutti gli operatori UNESCO nel mondo. Però se voi andate a leggere i rapporti professionali, ICOMOS e Ransfam,
del 2016, e vi invito a farli del 2016 e del 2021, sono stupendi nel impostare il problema, non tanto come diceva Onesto, il rapporto su Venezia del 1969, compatibilità tra estetica e sviluppo, dove sviluppo era Barghiera, non si sono accorti che nel frattempo Barghiera era Moreno, ma con problemi veramente molto interessanti di mappatura, di problemi di sostenibilità ambientale, sociale, economica, dove se no parliamo sempre di economia contrapposta a altro, come se l'economia potesse non essere sostenibile. Allora, da questo punto di vista, è un rapporto fatto molto bene, molto interessante, che stiamo utilizzando, sistematizzando, proprio anche da un punto di vista di testo, di analisi del testo. Qui le obiezioni inizialmente del 2017 del Comune sono semplicemente ridicole, aspettiamo di vedere le ultime, però dire veramente, uno ti parla di questi problemi e parlano con una capacità di inquadrare tutto quello di cui noi abbiamo parlato oggi in modo sistematico, veramente notevole, con una reazione semplicemente inconsistente, cioè quando c'è il problema del moto ondoso, e il problema del moto ondoso c'è, tu non puoi rispondere sulle diverse giurisdizioni e la frammentazione istituzionale italiana, siamo in frega, direbbe giustamente l'UNESCO, il problema è risolvere, no? Dopodiché l'assessore dopo 7 anni ammette, 7 anni sul moto ondoso non è stato fatto nulla, no? E questo lo dice l'assessore esplicitamente, però voglio dire, allora qui il problema non è tanto individuare i problemi, il problema è veramente capire come si agisce. E però quando si parla di sostenibilità c'è un problema secondo me di compatibilità, di contraddizioni che ammettono soluzioni ma non ne ammettono tutte, cioè ci sono contraddizioni che non sono ammissibili. Allora, i casi sono due, io non sono un esperto idrico, idraulico, ma o dal Paus e altri, dico dal Paus perché era uno dei nostri ospiti, ma ce ne sono tanti, o ha ragione o ha torto. Però se ha ragione c'è un problema che non ammette uno sviluppo economico che preveda per il porto situazioni di sviluppo, di scavo e di ampliamento e di non smobilitazione del porto entro la laguna. Tra l'altro, la Venezia è stata salvata dall'essere messa nella cinta in danger proprio perché c'è stata quest'ultima legge che diceva togliamo dalla laguna, non è che le hanno tolte dalla laguna, però intanto abbiamo tolto Venezia dalla lista dei siti in danger. Tra l'altro, come se andare nella lista dei siti in danger fosse un problema di perdita di reputazione nazionale. Guzzo, soprintendente di Pompei, per 10 anni ha invitato tutti i giornalisti del mondo parlando come è gestito male Pompei. Lui era il gestore di Pompei, lui era il soprintendente e ne ha parlato tanto per costruire la crisi di Pompei, per strutturare la crisi di Pompei, e alla fine 105 milioni li ha anche presi per ristrutturare Pompei. Allora qui c'è un malinteso pudore nazionalico, no, nel senso che andare nella lista dei siti in danger è secondo me va bene, attira attenzione, aiuta a indirizzare soluzioni e problemi e probabilmente risorse. Ultimissima, secondo me c'è la parola c'è già ed è sostenibilità, cioè non è una parola tanto nuova e non è neanche una parola tanto veneziana soltanto, vuol dire problemi di sostenibilità ce abbiamo a Venezia un po' di più che altrove, ma sono ovunque, no? E quindi certo che a me un po', posso essere un po'. Allora, quando poi c'è una fondazione che parla di sostenibilità e c'è UNESCO che parla di sostenibilità, mi piacerebbe che ci fosse un certo nesso tra i problemi di sostenibilità che UNESCO sottolinea, almeno da un punto di vista concettuale, senza poi che la decisione politica sia conseguente. Però sono quelli di Venezia, di sostenibilità economica, di sostenibilità sociale, di depopolamento, di turismo, di extraturismo, sono quelli i problemi di sostenibilità che mi piacerebbe che una fondazione a Venezia risolvesse. Poi l'idrogeno va bene, non fa male a nessuno, però insomma l'idrogeno è un po' più grosso. Grazie, grazie di tutti con la sintesi dell'esperto giornalista in 5 minuti. Presto e bene, il nostro motto, anche se dopo il brillantissimo professore di cui condivido quasi tutto,
mi trovo un po' in difficoltà a partire. Volevo dire una piccola cosa, intanto, una persona manca oggi a questo convegno, sarò brevissimo, questa persona si chiama Maurizio Calligaro, scomparso. Lo so, però volevo dirlo, scusatemi, perché Maurizio, oltre ad essere un grande ambientalista aperto al mondo, non di quelli che dicono sempre no, come si dice oggi, era anche una persona che aveva capito tra i primi, con pochissimi altri, Vincenzo che vedo qui, Vincenzo Sabato, Armando D'Anella, Stefano Boato, Massimo Cacciari, anche lui, la complessità di questi discorsi che facciamo oggi, perché è vero che ci dimentichiamo, ma è anche vero che non ci ricordiamo di fare quelle cose facili facili che non dobbiamo fare. Quindi la visione sistemica sembra una parola d'ordine astratta, no, è una cosa molto molto concreta. Io vi invito a rileggere, l'avrete già fatto, lo saprete meglio di me, però lo voglio dire, quell'articolo 1 della legge speciale del 73, cioè voglio dire, non serve fare altro, quella è la costituzione della salvaguardia della laguna. Non solo, immagino, non solo per il preminente interesse, ma perché mette sul tavolo quattro problemi. Da un certo punto in poi noi ci siamo occupati soltanto di un problema, il MOSE, la salvaguardia fisica, che era giusto occuparsene perché la legge speciale è nata dopo l'alluvione, ma non era giusto occuparsi solo di quello. Dal 2003 abbiamo avuto il taglio dei finanziamenti, la legge obiettivo che ha spostato tutto da un'altra parte, e ci è venuta a mancare che cosa? Tutto il resto. La cornice che quella legge scriveva in modo mirabile, l'ho provato a scrivere anche sul giornale, se qualcuno legge ancora i giornali, speriamo, perché sono sempre meno. Ma voglio dire, la sicurezza idraulica sì, ma soprattutto che cosa? Garantisce la salvaguardia dell'ambiente storico, archeologico, artistico. Cioè, dove è finita tutta questa roba, no? Ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque, ne assicura la vitalità socio-economica. Queste sono tre righe dove veramente non occorre dire altro. Allora, noi non abbiamo fatto questo, perché in 50 anni, è inutile fare i soliti discorsi che la città si è spopolata, che le attività se ne sono andate, ma non abbiamo fatto quello che la legge prescriveva di fare. Cioè, cominciamo a capire che qualunque tipo di opera idraulica è dentro una laguna, non è una dighetta che si alza, si abbassa, che anche quella del Tamigi è una roba mirabile, ma è in un fiume. Qui siamo in una laguna, ci si è dimenticati della laguna. E guardo con timore l'avanzare di queste nuove, come si chiamano oggi, governance, no? Che di laguna non hanno mai letto una riga, non hanno mai studiato una riga, non sono mai andati a un corso dell'università, non hanno mai letto gli studi di Dal Paus, di Sergio Vazzoler sul motondoso. Cioè, oggi siamo qui a parlare di motondoso, mi veniva da ridere l'altro giorno, ho fatto un'intervista all'assessore Boraso, perché dice, sì, beh, effettivamente questo discorso dello spostamento dell'onda, della produzione dell'onda rispetto ai vari tipi di natante, ma santo Dio, c'è uno studio fatto dall'ingegnere qui presente, che era anche assessore ai servizi pubblici, che è rimasto nei cassetti per, no 50, ma 45, 35, sì. Ecco, appunto. Allora lì c'è già scritto tutto. Quali sono i tipi di scafi compatibili con la laguna e quali non lo sono. Quali sono i motori che si possono usare in laguna e quali non lo sono. Allora, cosa bisogna fare oggi? Sostenibilità è una parola che ormai usano anche gli industriali quando vogliono farci bere una riconversione che secondo loro è sostenibile e prima non lo era. Dobbiamo fare tutto quello che intanto non abbiamo fatto. Dobbiamo avviare, i soldi ci sono. Sono l'ultimo problema i soldi. Dobbiamo avviare i progetti di recupero della morfologia lagunare. La laguna è una cosa delicata, non è che si può scavare un canale e poi non andare nemmeno a vedere che cosa succede, perché questo è successo. Con la seconda legge speciale dell'84 è stato introdotto il monopolio del consorzio ed ha prodotto i disastri che abbiamo visto, non solo gli scandali, le tangenti, le ruberie, ma anche prezzi gonfiati, ritardi, errori. Perché? Perché non può essere che chi fa il progetto poi fa i lavori, poi ne fa i controlli dei lavori, poi fa il monitoraggio dei lavori, poi paga quelli che faranno il monitoraggio. Cioè, non è possibile così, no? Il macellaio ti dirà sempre che la sua carne è la migliore. Quindi bisogna fare un passettino indietro, essere un po' più umili, no, non è una bella parola, ma insomma un po' più aperti allo studio, agli studiosi. Dal Paus dice alcune cose da molti anni, giustamente, dice professore, ha ragione o ha torto? Allora diteci, ha torto, è un pazzo, va bene, allora quella roba lì non se ne parla più.
Ma se, come io credo, perché è uno dei più grandi ingegneri idraulici che abbiamo in Italia, ha ragione, allora bisogna anche partire da lì, vedere cosa succede quando facciamo un intervento in laguna. La Serenissima faceva solo questo. La seconda legge speciale lo aveva pure timidamente scritto. Gli interventi, se si faranno, perché non era la prima e unica cosa il MOSE, era una delle cose, gli interventi dovranno essere graduali, reversibili, sperimentali. Secondo voi, milioni di tonnellate di cemento sul fondo della laguna sono reversibili, graduali, sperimentali? Ok, adesso facciamo festa perché le dighe si alzano e abbiamo evitato fastidiosissime acque alte. Sono d'accordo anch'io, anche se non sono tra i tifosi del MOSE. Però non è che è finita la cosa, eh? L'inaugurazione, viene Conte in aula, viene quello dopo in aula, viene commissario in aula. Questo aggeggio qui vive sott'acqua. Le paratoie di Tre Porti, come scrivo purtroppo inascoltato, ha ragione il professore, finisco subito, mi vuole ragione perché sennò sono sott'acqua da 10-11 anni quelle di Tre Porti. Nel progetto fatto dagli ingegneri, abbiamo qui un rappresentante esimio dell'ordine degli ingegneri, c'era scritto che almeno ogni 5 anni bisognava tirare su, guardarle, pitturarle, metterle a posto. Chi di voi ha una barca sa cosa succede quando lascia la barca in acqua per 2 anni. Quindi il problema della manutenzione, il problema dei finanziamenti, il problema del sistema laguna sono tutte cose non risolte e aperte. E viva la prima legge speciale. Grazie. Adesso tra un po' qui comincia un altro incontro. Se Sergio Mazzoleri in 5 minuti ci vuole dire qualcosa, con piacere. 5 minuti e poi c'è Stefano. Stefano per ultimo perché sennò devo andare. Io volevo fare due domande in parte, una alla parte, no, perché dovete. Il discorso è questo, noi dobbiamo preoccuparci dei prossimi 50 anni, ma io dico dobbiamo preoccuparci soprattutto dei prossimi 10 per vedere i danni, come viene utilizzato il MOSE, cosa succede in laguna, se la laguna resta una laguna o, come ha detto il mio amico giornalista, diventa una roba diversa. Perché di misfatti ne ha fatto uno da bravi, anche gli olandesi, che il polder li hanno trasformati in acqua salina e in acqua dolce, non è più la stessa roba, perché quello che vive in laguna è specifico della salinità di altri parametri. Vogliamo renderla un bacino solo idraulico? Diciamo che non è più la laguna né storica né del futuro. E quindi su questo argomento parlerò con ricercatori che ho conosciuto oggi, Ramieri, e credo che sia giusto su questo fare delle osservazioni veramente a confronto. Alcuni studi sono stati fatti anche recentemente su quelli che erano i parametri, per esempio dell'ossigeno, mancanza dell'ossigeno, mangiare dei pesci, prima dell'utilizzo del MOSE, soprattutto con la gestione idraulica, con le bocche, una aperta, una chiusa, per far correre, e quello che succede anche dopo pochi anni. E quindi sono problemi, prima di arrivare indubbiamente in parallelo, puoi fare anche la prospettiva dei prossimi 50 anni, però bisogna innanzitutto cercare di vedere cosa succede in termini di ambiente lagunare da qui ai prossimi 10 anni con quello che abbiamo a disposizione oggi, utilizzando la ricerca. Per quanto riguarda il resto, ho sentito cose interessanti e valutazioni, soprattutto economiche, quelle che hai fatto te, che sono veramente demoralizzanti, soprattutto in considerazione che questa cosa è gestita ed è in atto da quelli che ci hanno sostituito. Grazie un po'. Noi 5 minuti con grande piacere, purtroppo c'è un'altra conferenza, faccio uno su sé. Bravo anche te. Io vorrei dire una cosa forse non divertente, però secondo me noi o facciamo adesso in questo periodo una svolta o non andiamo da nessuna parte.
perché anche, con tutto il bene che gli voglio, anche dire che con un sistema togliendo l'IVA da una parte o togliendo recuperiamo i soldi, non ce la facciamo, no? Io non credo, va bene, ma un lavoro, non sto dicendo che non va bene, no, non lo ottieni, non è chiedendo di montare sulla, credo io, guarda che io l'ho scritta, c'erano alcuni parlamentari dietro del lavoro che facevamo, ma la legge del 92 l'abbiamo fatta noi, da Venezia, le abbiamo scritte quasi tutte noi, fino al momento in cui si andava avanti per riequilibrare e risanare la laguna e la città. Il problema è che ad un certo momento è arrivato, mi ricorderò sempre, dopo il decreto del Consiglio dei Ministri di Amato, è arrivato Berlusconi e ha fatto l'inaugurazione del MOSE. Allora, vogliamo dircela? Che da almeno gli ultimi 25 anni, più o meno, non è più esistita la linea che ricordava un minuto fa Vitucci. Cioè, dobbiamo dircela questa cosa, non si capisce perché non ci sono 50 anni di legge speciale. Per i primi 20 anni abbiamo provato a farla e gli ultimi 20 anni, secondi, il problema era uno solo, fare comunque una grande diga, che in legge andava fatta solo dopo aver riequilibrato tutta la laguna. Allora, lo dico per primo a chi ha già lanciato una grande proposta, però io ho la sensazione, io l'ho fatta, queste leggi, le leggi del 92 è passata all'unanimità, e dirlo adesso non mi rendete conto, perché ci è voluto l'ira di Dio per arrivare a rimettere, credevamo, in linea la legge speciale, che era andata fuori strada perché c'era il consorzio, che era in coppia, che era il monopolio, che non c'erano gare, che non c'era confronto, che non c'erano progetti. Tutte queste cose non voglio più parlarne, dico solo che è stato un miracolo, credevamo di aver rimesso in riga tutto quanto, e invece no. Allora, siccome da una ventina d'anni dobbiamo dirlo, perché sennò non si capisce perché celebriamo 50 anni di legge speciale. Io non parlo a titolo personale, come associazione ambientalista l'abbiamo detto e scritto in tutte le maniere. Siamo andati fuori strada, vogliamo cominciare a dirlo forte. Noi abbiamo due problemi, dobbiamo risanare e riequilibrare la laguna, perché metà l'abbiamo già persa e rischiavamo di perderla, perché anche qua, se non c'è stato un silenzioso enorme lavoro della Commissione Via e Vas Nazionale, guardate che il Corriere ci aveva spiegato che noi tutta la morfologia attuale la irrigidivamo con pietrame, tutta la morfologia, altro che riequilibrare e ricostruire l'ecosistema lagunare, eccetera, eccetera. Io miracoli ho imparato, perché purtroppo sono diventato vecchio anch'io, i miracoli non li voglio, voglio almeno ridire che dobbiamo almeno prendere l'indispensabile, perché se no non puoi neanche chiedere i soldi. Non è che chiedi i soldi, ma i soldi li abbiamo dati. Il problema è che da vent'anni non abbiamo più fatto quello che dovevamo fare. Noi abbiamo due cose: riequilibrare e riqualificare la laguna, e vogliamo dircelo che dobbiamo ripopolare la città? O stiamo scherzando? Ci stanno spiegando che 50.000 van bene e che tanto 60.000, che non avranno mai, studenti, serviranno per rifare per la vita della città. Ma fra di noi ci ridiciamo queste cose, perché se no, se ci illudiamo che tanto si fa una unità dall'estrema destra all'estrema sinistra, tutti d'accordo, non sto parlando di etichette politiche né di schieramenti politici, sto dicendo che se non troviamo la forza e la voglia di chiedere che rifacciamo il possibile per la laguna, perché non siamo riusciti neanche a ridurre il primo pezzetto dei canali di petrolio. Non ci sono più le petroliere, non c'è più la chimica Marghera, però neanche dalla bocca di Malamocco a San Leonardo, neanche quello, perché basta mettere due dossi, ci sono i disegni, c'è di tutto su questa roba qua. Non siamo riusciti a fare il minimo dell'equilibrio quando non c'era neanche più le petroliere, e adesso abbiamo un decreto di 2 anni che dice che le navi incompatibili
devono andare a mare. Sono riusciti a fermare il decreto fatto in modo, non ho tempo di spiegare e motivare, so benissimo quello che fatto in un modo folle per arrivare a fare mega strutture assurde, ma l'hanno fermato lo stesso perché hanno perso il TAR. Allora se perdono il TAR si ferma tutto e il decreto non si applica più, perché dobbiamo aspettare il Consiglio di Stato. Per favore, diciamo queste cose, perché ce le stiamo dicendo in quattro gatti, gli addetti ai lavori, dobbiamo urlare alla città, dobbiamo recuperare l'opinione pubblica, si deve spiegare quali sono i problemi per cui ci troviamo nel cinquantenario a riprendere in mano le cose, perché se non lo facciamo, il primo, lo devo dire perché lui è stato quello che ha poi il coraggio, dicendo si fa così per avere 200 milioni all'anno, ma non te li danno così, perché se te li dà Salvini il problema non sarà avere 140 o 170 o 200 milioni, sarà per fare cosa? Per fare cosa? Allora a questo punto io sto dicendo dobbiamo due cose, dobbiamo riequilibrare e ripopolare, però vi sto dicendo che da tre mesi solo 5 associazioni stanno protestando perché vogliono fare 7 chilometri di scogliere di pietrame in mezzo alla laguna per irrigidire ulteriormente il canale da San Leonardo a Fusina, 7,5 chilometri, è chiaro? Qualcuno non ha ancora sentito, capito? Perché non siamo riusciti neanche a farlo sapere la città. 7,5 chilometri di scogliere, dove che la legge e il decreto del 75 e la legge del 2000 dicono riequilibrare 10 volumi del consorzio firmati Zanda, 10 volumi per riequilibrare la laguna, chiusi lì però, fatti, approvati per poter dare i soldi al consorzio, ma le cose non si sono fatte. Allora il problema è, siamo al punto che stiamo per perdere la laguna e per perdere la città. Io sto dicendo, non so come dirlo, perché io mi sento ormai che faccio tempo a morire a questo punto, no? No, perché ho oltre 80 anni, non è possibile, abbiamo fatto 40 anni per queste due cose. Queste due cose stanno andando in malora, la laguna e la città, le stiamo perdendo tutte e due. Possiamo dircele queste cose ad alta voce. Bravo. Grazie Stefano. Stamattina che parliamo di fallimenti di legge speciale, di obiettivi mancati e di tripopolamento. Io purtroppo dobbiamo fermarci qua, potremmo andare avanti, ma vedo lì che stanno arrivando. Io volevo solo ringraziare tutti, non ci sono conclusioni da fare, ma questo credo che sia una riflessione e un motivo di ragionare su questi temi che comincia. Credo che una cosa importante sia quello di farlo tutti insieme, ecco, perché Venezia non si può pensare di governarla a colpi di decreto. Grazie a tutti e buona serata.